Buongiorno a tutti e benvenuti a questa importante, storica occasione, il centenario dell'Associazione Proletari Escursionisti. Buongiorno a voi che siete qui presenti nella sala Alessi di Palazzo Marino e a quelli che ci stanno seguendo invece da casa, anche in forza della limitazione del numero di posti disponibili. Nei prossimi 120 minuti circa ripercorreremo con diversi interventi parte di questa importante storia di questa associazione che è tutta da scoprire. Lo faremo attraverso le parole di Alberto Di Monte e di tutti gli altri apeini che nel corso dei diversi interventi ci racconteranno questa storia. Un momento importante, sono settimane, mesi queste che abbiamo davanti, in cui i centenari, le ricorrenze che fanno 100 non saranno poche. Diciamo che quella dell'Ape è un'occasione felice di ricordare un centenario di cui andare orgogliosi, mentre altri centenari un po' meno. In apertura di questo incontro, a portare i saluti di questa importante sede istituzionale, naturalmente una rappresentante della giunta comunale, l'assessore al verde e all'ambiente Elena Grandi, alla quale cedo subito la parola, ringraziandola per essere venuta qui oggi ad ascoltare assieme a tutti noi questo importante momento celebrativo. Grazie e grazie soprattutto di avermi dato l'opportunità di essere qui oggi con voi a aprire i lavori di questo importante pomeriggio di discussione e di incontro su temi che non possono che essere cari a tutti noi. Ho letto un po' del vostro materiale e innanzitutto devo dire mi piace tantissimo il vostro simbolo. L'idea di trasformare un acronimo, che è un bell'acronimo, con il simbolo di un'ape nella narrazione dell'intento per cui questa associazione è nata 100 anni fa, mi sembra davvero molto bella e da ambientalista non posso che esserne contenta, e quindi contenta di essere qui oggi con voi. Io purtroppo non potrò rimanere tutto il pomeriggio perché ho spostato un webinar che avevo alle 3, alle 4 e mezza, quindi dovrò lasciarvi a un certo punto, ma sicuramente vi ascolterò fino a che posso con molto interesse. E devo dire che credo che questa vostra associazione, che è nata con degli intenti che in fondo sono gli stessi di quelli di oggi, per cui continua a vivere, e quindi ha avuto, come dire, una visione molto moderna. Penso che oggi, oltre a tutto l'aspetto, come dire, di divulgazione della conoscenza, del sapere della montagna, del rapporto tra la civiltà urbanizzata e la natura, oggi abbia una rilevanza ancora maggiore. Forse 100 anni fa nessuno era consapevole di esserci incamminati su una strada che rischiamo possa non avere ritorno e sulla quale e che dobbiamo assolutamente deviare. E quindi voi avete una funzione importantissima, come tante altre associazioni, tanti movimenti, tante istituzioni che lavorano per cercare di mitigare quegli effetti dei cambiamenti climatici con cui oggi tutti noi dobbiamo fare i conti. E la montagna ne fa conti con tutto questo, perché ci basta guardare quello che sta succedendo dai nostri ghiacciai a scendere fino ai nostri laghi e poi alle nostre città. Quindi ecco, l'idea di persone che sono unite da un intento comune, che è quello di divulgare, intanto di tutelare e di salvaguardare il nostro patrimonio di ecosistemi tanto fragili quanto ingordamente divorato dall'umanità negli ultimi decenni, ma poi soprattutto di fare di questo divulgazione ed educazione. Credo che da quanto letto sia anche questo il vostro intento, e sicuramente una giornata come quella di oggi celebra queste intenzioni. Quindi non voglio dilungarmi perché so che avete tantissimi interventi e che già siamo partiti in ritardo, come a tutti i convegni che si rispettino. Quindi vi ringrazio, vi ascolto con interesse, buon lavoro a tutti e spero di avere occasione in futuro di fare delle cose insieme, perché avremo tanto da fare, dal tema della tutela delle nostre montagne a quello di come renderle sempre meno devastate e sempre più attente al rispetto della natura. Grazie.
Grazie Assessore Grandi. Qualche giorno fa, preparando questo convegno, Abbo mi ha detto: mi raccomando, fai il serio, perché devi essere quello serio della situazione. Poco fa invece mi ha sgridato perché dicevamo dobbiamo dare un po' di pepe, di verba a questo pomeriggio. Io sono convinto che l'intervento che sta per cominciare diciamo ce l'ha nel DNA, perché mi ha dato qualche fotografia delle istantanee che ci regalerà questo pomeriggio, del lavoro di ricerca che ha fatto su questa associazione, e penso che sono davvero importanti e preziosi. E mi ha anche ricordato che l'incrocio tra lui e Rape in qualche modo mi coinvolge, nel senso che tutto è cominciato qualche anno fa, quando ancora andavo in montagna e mi portavo dietro insomma quelli che poi sarebbero diventati degli importanti alpinisti, e per dirla tutta ci siamo trovati a bivaccare una notte sulla Segantini. Non ero un grandissimo maestro, e quindi ci siamo ritrovati lì su queste montagne dove è partita l'avventura dell'Ape. Insomma, c'erano degli alpinisti d'altra stoffa, ma i valori sono gli stessi di 100 anni fa: antifascismo, antirazzismo, inclusività. E a te, Abbo, il compito di raccontarci da dove arriva questa associazione e perché oggi siamo qui, nel senso che oggi questa associazione prosegue, ha uno sguardo verso il futuro. Quello che faremo qui questo pomeriggio è anche raccontare il futuro dell'Ape. Prego. Beh, intanto un benvenuto a tutte e tutti. Tre istantanee. Allacciate gli scarponi, perché questo pomeriggio è un po' come la Val Codera: una volta che siamo in valle andrà tutto liscio, però l'attacco del sentiero potrebbe essere un po' impegnativo, tra roccette esposte e aria frizzante. Il comune non è soltanto un organo amministrativo, ma soprattutto un organismo politico che, fiancheggiando la classe lavoratrice, muove in lotta contro lo Stato borghese, strappando di ogni giorno nuovi diritti, allargando la cerchia delle sue competenze, combattendo e, quando necessario, infrangendo le leggi limitatrici della sua azione. Ora, prima che l'assessora o qualche presidente di sezione si scomponga, queste non sono parole mie, sono le parole di Angelo Filippetti. Il 7 novembre 1920, il secondo e ultimo sindaco socialista di Milano, all'interno del suo discorso di insediamento, pronuncia queste parole. È avvenuto qua dietro, qua sopra. Angelo Filippetti, apeino, sindaco socialista, massimalista, esperantista. Un anno prima, sempre il 7 novembre, sempre anniversario della rivoluzione ottobrina, 1919, viene fondata la Pelecco. Qualche giorno prima, l'Unione Operai Escursionisti Italiani, altro nucleo fondativo dell'Ape, viene sciolta ad Alessandria, appunto, perché viene proposto di trasformare il vessillo azzurro dell'Unione Operaia nel vessillo rosso della classe. La proposta non passa, vengono cacciati. Un anno più tardi, siamo il 25-26 settembre 1921, sempre a Palazzo Marino, sempre in sala dell'orologio, ore 10, il primo congresso fondativo dell'Ape. Di lì a qualche mese, arditi, futuristi, prima assaltano per la seconda volta la sede dell'Avanti, poi arrivano a Palazzo Marino, capitanati da D'Annunzio, scavalcano, scalano la facciata e dal balcone viene pronunciato il noto discorso che mette fine all'esperienza democratica del governo di Milano. All'interno di questa parabola, tra Biennio Rosso e le leggi fascistissime, nasce l'Ape storica. La storia dell'alpinismo e dell'escursionismo, per come li intendiamo noi oggi, non è che la punta di un itinerario che è lunga quanto l'umana vicenda. Ora, io qua ho provato a riassumere alcune tappe fondamentali che, diciamo, vanno dall'alpinismo per come lo conosciamo nella narrativa mainstream, dal 1786 del Monte Bianco, la nascita delle guide alpine tra Courmayeur e Chamonix, poi la nascita dei club, il club alpino tra i molti, qua chiaramente ci teniamo nel perimetro delle Alpi cosiddette italiane, e poi via via le società, le unioni, fino
all'arrivo dell'ape e tutto quello che accadrà dopo. Non c'è bisogno che ripassiamo tutti i nomi. Quello che volevo cominciare a suggerire è che in 200 anni di storia dell'alpinismo, ecco, questi 200 anni sono un tempo in cui la proiezione sociale che ciascuno di noi fa sulle Alpi e sugli Appennini li trasforma in un luogo di benessere, loisir, svago, sfida con se stessi e con gli altri. Ma le montagne sono sempre state lì. Se la nostra timeline fosse partita da Similauno, dall'uomo di Mondeval, probabilmente sarebbe arrivata fuori schermo fino al santuario arcivescovile di San Giuseppe, che c'è un paio di vie più in là. E quindi noi oggi ci concentriamo su una storia di escursionismo e alpinismo con la consapevolezza che queste montagne, questi valichi, queste selle, questi passi, questi giochi sono sempre stati attraversati con motivazioni diverse, e ancora oggi, e lo vedremo nella seconda parte, continuano ad essere attraversati e risignificati, per esempio, dalle persone migranti o da chi dalle Alpi è costretto per spopolamento ad evadere. Quello che però differenzia Da Vinci, Petrarca, Similauno e noi è la motivazione. Allora, chi sono i 1141 apeini della prima ora e che si ritrovano qui al congresso? Le sezioni di Alessandria, Bergamo, Lecco, Lovere, Milano, Pavia, l'Università Proletaria, la Squadra Proletari Alpinisti, la Società Escursionisti Rossi Milanesi, la Associazione Proletario Educazione Fisica, Ricreatorio Laico, Associazione Amici dell'Arte, Camera del Lavoro, Federazione delle Cooperative, il Gruppo Ginnastico dei Pompieri di Milano, sindaco e assessori, mentre non ci sono ancora le sezioni di Napoli e Firenze che arriveranno più avanti. Turati tira il pacco. A un certo punto la sessione pomeridiana del congresso fondativo dell'APE viene interrotta perché ci sono i funerali di Linda Malnati. Linda Malnati è un simbolo delle suffragette di Milano, è stata un'insegnante, ha perso la vita qualche giorno prima, ed un attivista pacifista. Lei scrive sulla Difesa delle Lavoratrici, che è il giornale, la rivista, aperta da Anna Kulishov e diretta da una signora che di acronimo fa Eva e per esteso è Enrica Viola Agostini, che è anche l'alpinista e la donna che regge la rivista dell'Ape negli anni 20 e che a noi scrive nell'ultimo numero pervenuto della rivista. L'operaia lavora tutta la settimana nell'opificio, perciò la domenica ha molte cose da fare. Se è giovane deve pensare a se stessa, ai propri abiti, alla biancheria. Se è maritata, ha tutto ciò moltiplicato per il numero delle persone che compongono la famiglia. L'uomo, anche il più evoluto, è restio ad attribuire alla propria compagna i bisogni che attribuisce a se stesso. Boom. Chiaramente l'Ape non parla soltanto di politica, insurrezione, alpinismo al femminile, ma è fatta anzitutto di gite sociali, attività coi bambini, cori, fanfare, ginnastica. Questa foto racconta uno dei, agli nostri occhi, mostruosi iniziative adunate dell'Ape, con 600 persone nella Bergamasca, e non è la più importante, però fa capire che non è più l'operaio della classe lavoratrice che viene organizzato in un'associazione, ma è un intero popolo che muove nei momenti di tempo libero verso la montagna. Chiaramente, appunto, oltre alle grandi battaglie per gli sconti ferroviari, eccetera, c'è lo sport. E il momento con cui gli apeini e le apeine comunicano pubblicamente, nell'unica occasione in cui lo fanno, sulla loro rivista, il raggiungimento di alcuni successi sportivi, nella sua ingenuità è quasi commovente. Immagino non riusciate a leggerlo, quindi quello che dice il brano parafrasato è: lo facciamo senza piaggeria, però per una volta tanto vogliamo raccontarvi anche noi le nostre conquiste alpinistiche, la più importante delle quali è la quarta. Prima ascensione del lago Teresita fatto dalla base. La storia non ve la racconto, è stata ben descritta da Alberto Benini in uno dei suoi testi, ma dovete sapere che all'indomani del delitto Matteotti, Erminio Dones, che è uno che è l'alpinista che per un ardito di guerra, che per la prima volta scala con un lancio di corda dalla Guglia Angelina al lago Teresita, non parte dalla base, appunto utilizza un lancio di corda e parte da un terzo della strada. Lui viene coinvolto negli arresti che seguono l'omicidio Matteotti e ci piace pensare che il riscatto degli apeini, che riescono a salire la Guglia inesplorata dalla base
nel 24, poche settimane dopo, dopo l'arresto di Dones, aprendo la via dello Spigolo Ape, sia comunque una risposta, una nemesi importante di quello che era accaduto. Seconda istantanea. Chi sono gli apeini? Ci spostiamo nel tempo. Dopo le leggi fascistissime lo discutono le procure, ma lo ribattono gli alpinisti, i Comici, i Cassin, i Varale, le Varale, che nelle loro memorie ricordano la relazione, l'incontro con l'ape e il ruolo storico di questa associazione, specialmente nel gruppo delle Grigne di cui abbiamo accennato. Farfallino sarà proprio con Cassin alle cime di Lavaredo a metà degli anni 30. Lo ritroviamo tra le barricate di Pescareni con un soffio della liberazione di Lecco. Pierino Vitali finisce nella 52esima Garibaldi, era il maestro di sci, diciamo, dell'ape, e perde la vita fucilato a Villeneuve. Insieme a loro ci sono Giulia Resta e Pino Riva, che vengono arrestati nel 1938 perché aiutavano ad espatriare degli esuli antifascisti. E ancora Carlo Ferretti, il gerente della sezione di Milano, che viene, invece perde la vita a Mauthausen. 10 anni più tardi, durante la cerimonia per il ricordo appunto del decennale della scomparsa di Carlo Ferretti, un uomo del PC lo ricorda così: il compagno Tacchinardi, che mi ha preceduto, accennando al nostro arresto del 27, ha trascurato di dirvi che effettivamente era appunto nell'ape che socialisti e comunisti trovavano gli elementi esperti e sicuri per i passaggi di frontiera e per l'organizzazione di convegni clandestini nelle montagne lombarde. Se la polizia fascista non poté provare tali attività nell'istruttoria al processo agli apeini, fu solo per merito degli imputati, che seppero tener duro negli snervanti interrogatori. Non è tutto. L'ascensione a Punta Giulia nel giugno del 26, abbiamo detto, chiude in qualche misura Punta Giulia, e quella Giulia Resta che verrà poi arrestata 10 anni dopo. È un po' l'ultimo atto sportivo dell'ape storica, perché col congresso terminale, finale, in Valcava del 27, che è già un congresso clandestino, che viene beccato dai gendarmi, la repressione colpisce le 25 persone più esposte dell'ape, che vanno tutte in galera. E qui si apre un'altra storia incredibile, perché un annetto più tardo una nave rompighiaccio sovietica, la Krasin, interviene alle Svalbard in soccorso alla spedizione del dirigibile Italia. Due nemici politici che si vengono incontro per salvare dei civili di una spedizione scientifica rimasta arenata nei ghiacci del nord. E va anche detto, per esaustività dell'intervento, che il merito di quel salvataggio va anche a Nikolai Schmidt, che proprio sotto le stesse purghe staliniane morirà qualche anno più tardi. Ma la cosa che interessa a noi è che la Russia chiede qualcosa in cambio e chiede di aprire un po' le maglie, e in cambio di questo soccorso a Nobile e ai suoi, che qualche prigioniero politico che ha scontato qualche mese per fatti, diciamo, non così gravi venga liberato. E gli apeini in buona parte la sfangano anche questa volta per via di una rompighiaccio sulle coste delle Svalbard. Il fascio littorio, issato nel 1931, nel luglio del 31, sulla Grignetta, e che sarà poi demolito nel 45, all'indomani del 25 aprile, in realtà viene fatto detonare, o comunque viene picconato, i particolari non ci sono. Comunque ciò che è importante è che alla fine dell'estate del 31 il fascio littorio, issato dai più importanti alpinisti dell'epoca, e visto che i nomi li ho già fatti per rispetto della loro memoria non li voglio associare ulteriormente a questo intervento, insomma a un certo punto salta, non si sa chi sia stato, ma lo Scarpone commenta con un titolo di un articolo: ci sono ancora le mosche rosse? La partigiana Marta Pascucci, della sottosezione Giambellino, conosce nell'ape Gino Montemezzani, anch'egli partigiano e promotore del gruppo proletario Luglio 60, una piccola esperienza scissionisti del Giambellino che lo porterà ad essere cacciato dal partito, a colloquio con Mao Zedong nel 64, ma soprattutto nei weekend degli anni 50 a costruire il rifugio alveare apeino, perché armati di cazzuola e vanga passano i loro fine settimana insieme a tanti altri
a costruire vicino alla località Carlanta, dove per la prima volta si era sognata l'edificazione di un rifugio dell'ape, quello che tra il 50 e il 53 diventerà prima il sogno compiuto di un rifugio e poi più avanti un vero e proprio albergo prealpino. Ah, c'è da dire un'altra cosa, che dalle fila dell'ape del secondo dopoguerra emergono anche altre figure, e vi volevo dire che non è che siano tutti, come dire, da ricordare perché sono scomparsi, perché in questa sala c'è anche Jan Stern, che seppure sono, credo che abbia lasciato l'ape prima che mio padre nascesse, però negli anni 50 è traghettato anche da quell'esperienza ed è l'interprete e l'esponente di un alpinismo che tra le Ande e l'Himalaya comincia a muovere anche altrove e che in qualche misura però comincia, nasce dentro Ape, e il fatto che lui la ricordi ancora con piacere e periodicamente quando lo coinvolgiamo partecipi alle nostre attività così con affetto, pur avendo poi portato fino al club accademico insomma, la sua conoscenza, per noi è assolutamente importante, insomma. Le sedi requisite al fascio non vengono restituite, l'immaginario alpinistico, come abbiamo detto, punta altrove. L'ape degli anni 50 non è quella rivoluzionaria degli anni 20, eppure quel che ostina i nostri apeini impreparati ai tempi moderni è proprio la motivazione. Terza e ultima istantanea, poi Jan, se vuoi fare un breve saluto, sai che per te il microfono è aperto. Pometo, 19 febbraio 76. Caro Salvaterra, sono lieto di aver ricevuto la tua lettera. Vedo che l'ape esiste ancora, perché qui a Pavia da circa 2 anni non si sapeva più nulla. Da pochi giorni sono in via di guarigione dopo aver avuto un'influenza, aggiungi le 87 primavere. Sono d'accordo con te di fare questa documentazione dell'ape, perché giustamente nel suo piccolo merita di essere valutata e ricordata per le sue lotte, oltre che nell'escursionismo, per quel che riguarda la resistenza e l'antifascismo. Cari saluti a te compagni, Alfredo Bergonzoli. Questa è una delle lettere che raccontano un lavoro d'archivio importante fatto dal Salvaterra e che poi non è mai emerso in nessun testo o produzione libraria, letteraria, ed è rimasto nella Fondazione ISEC, dove ho pescato un po' di carte, e racconta delle fatiche dell'ape degli anni 70 e 80, in cui c'è uno scontro generazionale tra la vecchia guardia molto politica e gli interessi dei giovani. Nel numero celebrativo dei 50 anni dell'ape c'è un altro articolo che un po' racconta questa scissione. Il titolo è Considerazioni di vecchi apeini, e io quando l'ho letto mi sembrava un bell'articolo. Poi, scavando nelle carte di Salvaterra, c'è una lettera scritta proprio con la lettera 22 che dice: abbiamo saputo che state per pubblicare il nostro articolo in una versione edulcorata, traditrice, diversa. I vecchi apeini vogliono che il testo originale sia recuperato. Il testo originale picchiaduro, si intitola La strada sbagliata. La nostra associazione è nata così, e se deve morire, deve morire così come è sorta, senza virare di bordo, senza tradire i suoi fondatori vivi e morti, né rinnegare i suoi apostolati ai tempi moderni. Ma quali tempi moderni? Forse non si lotta ancora per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e difendere la libertà? Per ora sappiamo che se l'ape potrà sopravvivere, lo farà benissimo. Se verrà un giorno che dovrà morire, scompaia insieme ai suoi vecchi apeini, a testa alta, senza farsi mettere la museruola e tradire la fede, nel ricordo della purissima gloria dei primi anni e di quelli gagliardi della sua ricostruzione. Quello che viene dopo queste tre istantanee, l'ape storica, gli anni dell'antifascismo, della guerra e della ricostruzione, e l'ape invece appunto degli anni del boom economico, lo racconteranno le voci a venire, dal clan podistico di metà anni 80 a Lecco, la prima arrampicata in falesia a Montorfano, una caparbia che sta nell'aprire la propria via senza perdere il contatto con una memoria così importante e così taciuta dall'alpinismo, insomma, quello che conta, quello maiuscolo. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza anzitutto la fiducia di Ape Lecco, senza il coraggio delle romane che sono qui oggi, che hanno trasformato un'associazione già esistente nella sezione di Ape Roma, senza l'onere e la responsabilità di chi ha fatto del gruppo apeino un'associazione, di chi si è messa
in prima persona a guidare con una presidenza la sezione di Milano, la prima presidenza, al direttivo, ma soprattutto a tutti quanti hanno aiutato a scrivere una scheda gita o qualcuno a indossare un paio di ramponi, che è ugualmente importante e fondamentale. In un panorama mutato dal punto di vista sociale, economico, ma anzitutto climatico, c'è una cosa che ci fa riconoscere ancora in una storia appunto inclusiva, popolare e accogliente. Uno stile che ha il passo gentile, ma allo stesso modo sa dire dei no. Una storia minore e corale che ha un obiettivo, che è mutuare ogni confine in una soglia. Comincia così il nostro Novecento in conserva corta, quella che richiede più cura, più fiducia e più prossimità tra i suoi membri, e non saremo forse i più patiti, i più sportivi o i più ortodossi. Abbiamo ancora quell'unico tratto distintivo, che è la motivazione. Grazie. Io, prima di dare la parola a Lapi di Lecco, ti farei due domande, se posso. C'è una dimensione collettiva che avete rappresentato con queste fotografie. Io ho sempre pensato alla montagna come un qualcosa di estremamente individuale, al massimo di coppia. Nella seconda parte faremo un po' di storia con Nives Meroy a proposito di alpinismo di coppia, e volevo chiederti qual è il significato di andare in montagna in questa dimensione. E l'altra è, prima in qualche modo accennavo all'idea che l'anno prossimo ci sarà, ahimè, il centenario del 22, e sulle montagne si vede ogni tanto qualche fotografia di gente che ci riporta simboli fascisti in montagna. Sono, diciamo, uno sparuto gruppo di persone che fanno tanto rumore, oppure la montagna è tornata ad essere popolata anche da questo genere di personaggi? Il nostro è un passo che procede in maniera collettiva, perché siamo convinti che andare in montagna, e a tutti noi piace anche farlo da soli o in pochi, in silenzio, però andare insieme alla montagna contiene una funzione pedagogica, didattica molto forte, permette di scegliere un certo passo per andare, di stare attenti agli altri, di condividere, mettere a fattor comune sapere, conoscenze, esperienze. Permette anche di rompere un po' i ruoli che tante volte ci sono tra accompagnati e accompagnatori, e ci costringe a fare i conti con sensibilità diverse, quindi gite che hanno un significato eminentemente politico-culturale, gite più scanzonate, gite che diventano avventure all'altezza dei più piccoli, e gite invece che diventano un'occasione per crescere per chi magari ha meno confidenza con l'ambiente. Anche in termini di accessibilità, la battaglia che l'APE degli anni 20 conduceva per ottenere quelle riduzioni ferroviarie che, per assurdo, all'interno di questo rapporto incestuoso erano concesse al CAI ma non agli apeini, ancora oggi è un tema. Andare insieme, muovere meno auto quando è possibile farlo in treno, abbattere i costi, abbattere le barriere all'accessibilità. Nell'escursionismo è possibile, l'alpinismo, lo sci, tante altre discipline ugualmente belle richiedono comunque abbigliamento, attrezzatura tecnica, un avvicinamento di ordine diverso. Insomma, l'escursionismo è il luogo giusto per sperimentare l'andare, il passo collettivo. E rispetto al secondo tema, gli apeini e le apeine hanno conosciuto l'incedere del fascismo prima dell'8 settembre, dell'inizio della guerra o delle leggi razziali. A partire dal 1920, quando Giacinto Menotti Serrati, che oggi non ho citato ma era anch'egli un apeino, viene fermato proprio qui di fronte per il taglio della barba da Marinetti, a partire dagli assalti alle sedie, alla biblioteca dell'Ape di Pavia, è uno dei primi luoghi in Italia ad essere attaccato. E le riviste dell'Ape lo raccontano con continuità, ma anche con attenzione alla censura dei tempi. Sono passati i ricostruttori d'Italia e tanto per ricostruire qualcosa hanno devastato la sede. Sono istantanee quelle, le pagine d'archivio di quel periodo, che raccontano gli arditi di guerra contendersi con gli apeini il controllo e anche la salita per le guglie delle grigne, e le nostre foto li ritraggono con il vessillo rosso e l'alpenstock, le loro foto li ritraggono con la pistola e le bombe a mano in posa, come a significare che in qualche misura anche sulle Alpi
anche in un luogo che si vorrebbe, come dire, libero dai problemi della città, bisognava combattere una guerra non tanto simulata. Proprio perché questo problema l'abbiamo conosciuto prima, noi pensiamo che sia estremamente importante oggi non chiudere mai un occhio, non concedere alcuna agibilità a gruppi neofascisti o neonazisti, perché anche questo è il caso di sedi che vengono concesse anche all'interno del perimetro della città di Milano, anche se in sedi concesse da Regione Lombardia, i casi sono quelli noti alle cronache. Sì, è vero che questi gruppi ci sono in montagna, è importante monitorarli, denunciarli, ed è importante anche non lasciarsi completamente distrarre da questa cosa, perché la defascistizzazione delle Alpi non significa soltanto monitorare quando qualche fascista dichiarato ci va, ma significa fare i conti con un rimosso molto profondo di questo paese, delle sue associazioni sportive, delle sue strutture, delle sue istituzioni, e di tanta parte anche della narrativa di montagna. Una storia che, così come ha rimosso la vicenda apeina, considerata marginale, ha rimosso anche, insomma, troppo altro che è accaduto durante gli anni prima della fascistizzazione e poi di una liberazione che evidentemente non ha colpito ogni singolo ganglo del potere. Detto questo, io vi ringrazio nuovamente, spero di aver risposto alle tue intuizioni e, insomma, passerei la parola anche a Vladi. A Vladi, hai detto prima, grazie Alberto, hai detto prima che quando è cominciata l'avventura, la nuova avventura dell'Ape, era rimasta in piedi una sezione, la sezione storica di Lecco, con Vladi Montiron andiamo a scoprire, a ripercorrere cosa c'era nel 1980 e dall'80 fino al 2010, prima di parlare dell'Ape verso il futuro. Prego. Beh, innanzitutto volevo ringraziare Ape Milano per averci dato l'opportunità di essere qui oggi a festeggiare i nostri 100 anni. Io rappresento appunto Ape Lecco e volevo ringraziare e volevo che voi dedicaste un applauso a un nostro carissimo socio che è venuto a mancare poche settimane fa, alla veneranda età di oltre 90 anni, che è grazie a lui se oggi Ape Lecco non ha mai smesso di esistere e di esserci, nella persona di Francesco Colombo. E proprio grazie alla sua caparbietà, alla sua dedizione, al suo credo in quello che erano i valori dell'Ape, che sono i valori dell'Ape, ha voluto portare avanti e mai chiudere la nostra sezione. Dando uno sguardo e cercando di capire quali potevano essere le necessità che il nostro territorio richiedeva, e insieme alle autorità competenti capire in che cosa potesse essere utile la nostra associazione per la salvaguardia e la vivibilità della montagna stessa. Quindi ha concretamente creato una squadra volontaria di antincendio boschivo, che insieme ai tempi al corpo forestale si dedicava proprio allo spegnimento degli incendi, a quello che era l'altro spirito che muoveva l'Ape, la parte podistica, la parte di sportiva, a creare una squadra di corsa in montagna, dove poi siamo confluiti appunto nel gruppo Marcia Podisti di Lecco, con la quale si sono vinti tantissimi trofei, e dedicando sempre e dando spazio a quello che erano le uscite, le fuori porta, le escursioni delle gite con le famiglie, nel senso portare tutta la famiglia appunto in montagna, stando in quello che era appunto il contenimento dei costi, la gestione del gruppo, l'altruismo, l'accoglienza e l'inclusione di tutti e di tutto. E questo è stato, diciamo, il filo conduttore che ha fatto sì che Ape Lecco non chiudesse i battenti, fino ad arrivare poi ai giorni nostri, dove finalmente siamo riusciti a comprare la nostra sede dove siamo,
e a proseguire con la squadra antincendio Boschiva, che adesso collabora ovviamente con i carabinieri forestali e con i vigili del fuoco, che sono gli unici due enti competenti autorizzati a gestire le emergenze sugli incendi boschivi. Ci occupiamo di prevenzione, quindi strisce tagliafuoco, pulizia dei sentieri, e ovviamente abbiamo cambiato, nel senso che da podisti, atleti, siamo diventati organizzatori, tant'è che domani ricorre la 33esima edizione della nostra gara podistica, che si chiama la Sgambata Maggianico Camposecco. Infatti proprio per quello oggi a rappresentare Apelecco siamo qui in pochi, ma perché sono tutti a fare attività per domani, perché chiaramente considerate che è una gara che porta circa 200 partecipanti, non solo del territorio lecchese, ma bensì vengono da tutta Lombardia per questa gara, per cui è un impegno notevole. Attualmente noi organizziamo delle escursioni divise un po' per capacità tecniche. Facciamo delle escursioni dove portiamo i bambini ad avvicinarsi alla montagna, a capire l'importanza della montagna. Facciamo con la squadra antincendio sempre anche degli interventi nelle scuole per sensibilizzare l'attenzione alla montagna. E abbiamo anche un gruppo invece un po' più evoluto, di escursionisti un po' più audaci, che si occupano di escursioni un po' più tecniche e impegnative. Questo, diciamo, è il nostro attuale impegno nel territorio. Per il futuro abbiamo da qualche anno invece, per fortuna, visto proprio le tematiche che stanno uscendo, la sensibilizzazione all'ambiente, all'ecologia dei ragazzi giovani. Abbiamo un gruppo di ragazzi giovani che sono entrati nell'APE qualche anno fa e si stanno prodigando a imparare ad andare in montagna, a conoscere la montagna, a rispettare quello che è la montagna e a crescere insieme, sperando che possano dare da qui a 100 anni essere qui ancora a festeggiare il nostro compleanno. Questa è un po' l'attività che stiamo facendo e stiamo portando avanti. Allora, è arrivato il momento di... Grazie Vladi, grazie del tuo contributo, di andare a scoprire un po' tutte le realtà dell'APE in giro per l'Italia. Lo facciamo con questo contributo video realizzato per il centenario. Prego. Ciao. Famiglia, perché con la famiglia l'ho scoperta e l'ho amata. Tramite la famiglia l'ho odiata, e perché quando vado in montagna con Ape mi sento sempre accolta. Insieme. Grassei, che forse a tanti non dirà molto, ma è il luogo in cui ho passato tutte le mie estati quando ero bambina. Via. Perché abbiamo le montagne basse? Sì, però dai, non tanto. Tranquillità, silenzio e bel paesaggio. Mettersi alla prova. Silenzio. Verso vecchi apeini che praticavano sport, avevano bisogno di nuove leve. Io ero giovane, avevo 22 anni e così mi sono trovata coinvolta. Tramite la palestra popolare del centro sociale di Bergamo siamo andati a fare nel lontano 2015 un'escursione alla linea Cadorna e ai laghetti del Porcile. Poi da lì sono passati 2-3 anni prima che aprissimo la sezione, ma da lì è nato tutto e così ho conosciuto Ape. Da un articolo sul Manifesto, uscito qualche anno fa, dove appunto c'era la descrizione della sezione di Milano, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito è che si faceva un riferimento all'Ape di Lecco. Allora, io c'avevo un nonno che ha fatto il ristoratore per diversi anni ai piani Reginelli, e che si trova sopra Lecco, e gli faccio: no, ma te conosci Ape di Lecco? E mio nonno mi dice: uè, pirla, ma il primo ristorante, come si chiamava, dove andavamo noi, che gestivamo, si chiamava Alveare Alpino, e cos'era? Era l'unico
ristorante, di, anzi albergo rifugio della, di Ape, e quindi così. L'ho conosciuta a Casetta Rossa per un corso di formazione sulla montagna. Ah, la presentazione del libro Sentieri Proletari, nello spazio sociale di Zona 24. È la nostra associazione. Condivisione? Spontaneità, perché in tutti i limiti o difetti che possiamo avere come persone, comunque tutto quello che facciamo come Ape è spontaneo e sempre genuino. Sarò banale, ma a me viene in mente amicizia. Proposte. Proposta. Comunità di recupero. Organizzata ma disordinata, e molto familiare, tanto da essere un po' brontolona ogni tanto. Semplice, in partenza, Non so perché, però viene anche bella la parola se penso alla nostra sezione, anche amicizia. amicizia, è vero. È Sì. vero. Allora, un gruppo di scappati di casa, però un sacco simpatici. Manca la terza parola che è disorganizzazione, che però sarebbe compresa in scappati di casa. Familiare, divertente e bresciana. Lunghi. Sblisga. Conviviali. Molto antica perché è la prima sezione che abbiamo che c'è stata, bella e molto partecipata. Bel, brav e grappa. Come viviamo i momenti insieme, in tutti gli imprevisti, in tutte le cose che non calcoliamo, nella disorganizzazione, nei ritardi. In tutte queste sfaccettature che fanno parte in pieno di Ape Bergamo, comunque ce la viviamo bene. Quando al ritorno da una gita di 8 ore ti trovi in spalla 3 zaini di cui 2 non sono tuoi. Nessuno è lasciato indietro. Si parte, si torna insieme. Condivisione, passare dei momenti belli con tutti coloro che vogliono partecipare e che sentano, abbiano la stessa affinità di intenti. Sapendo che le persone e l'ambiente montano vengono rispettate. Ecco, anche le esigenze del territorio che si sta comunque attraversando. Raduno a Campotosto in Abruzzo. La prima volta che ci siamo incontrati con le altre sezioni abbiamo capito qual è lo spirito apeino, lo spirito che accomuna tutte queste varie realtà nel territorio. È senz'altro il ricordo di tutti coloro che ci hanno dato una mano per portare avanti la nostra associazione, che purtroppo oggi non ci sono più. E siamo andati a trovare il nostro amico Bivacco per la prima volta insieme e era un freddo allucinante, era la prima neve di tutto l'inverno. Eravamo dentro il bivacco, tipo così, tipo scena da film sull'Everest, così freddolissimo. E il Fra dice: "Figa, quando torno a casa metto sul termosifone anche gli occhiali." Dopo praticamente un'ora che avevamo aperto le iscrizioni, eravamo già troppi e dovevamo dire a tutti quanti: no, mi dispiace, non c'è più posto. Compattare il gruppo avendo persone che camminano fortissimo e persone che non camminano affatto. La volta che non l'ho pensato. Con tantissime sezioni in più e fuori dal capitalismo. Avremo 200 e passa anni, quindi mi conte Dracula. Apocalittico. Simona, mettiti dietro. Pronti, spontanei.
Allora. Abbiamo fatto un sacco di spontanee. Diciamo, cosa è successo? Non l'ho sentito. Abbiamo fatto un sacco di parole sul passato, adesso invece abbiamo con Elena Grandi dell'Ape di, no, chiedo scusa, con Paola Raffranchi dell'Ape di Brescia. Grazie Elena, credo che tu debba andare. Grazie. Parliamo invece di futuro, parliamo di quello che di Ape oggi e Ape domani. Esatto. Okay. Cos'è dunque questo spirito apeino? È amore alla montagna innanzitutto, è desiderio di godere, di conquistare le sue bellezze, è amore del cimento, è coraggio, è ardimento, è insomma tutto ciò che muove, che spinge, che eccita l'alpinista. È tutto ciò e qualcosa in più, è simpatia per i compagni, attaccamento alla nostra associazione, solidarietà proletaria. Perché l'apeino è alpinista, sì, ma anche compagno. Noi vediamo in chi ci sta accanto in una gita, in un'escursione, in un'ascensione, non solo il compagno occasionale di un'ora o di un giorno, ma il compagno di tutti i giorni. Lettura a stralcio dal bollettino APE numero 1 del febbraio 48. Il senso profondo dell'APE di oggi si trova anche in questo scritto dell'APE di ieri e speriamo valga e sia testimonianza anche un domani. Uno scritto figlio dei propri tempi e di cui ci sono chiari i passaggi che suonano un po' superati. Niente più sete di conquista, niente amore per cimento e ardimento, perché oggi per noi l'amore vale montagne nel loro inesauribile diversità e lo spirito apeino che proviamo a tener saldo risuona nel riferimento finale sulla condivisione dei passi, appunto non solo il compagno occasionale di un giorno, ma la compagna e il compagno di tutti i giorni. Il richiamo dell'ape storica è un elemento potente di mutuo riconoscimento ed identità per le realtà che in questi anni hanno deciso di raccogliere e condividere il testimone di una lunga e travagliata vicenda associativa e umana e il lavoro, lontano dall'essere concluso, di recupero delle memorie e anche occasione per far conoscere la nostra associazione ai nuovi iscritti e alle nuove compagne di cammino. Oggi infatti l'APE è una rete di associazioni e di gruppi che condividono ideali e modalità di approccio all'andare per e tra le montagne, condensate in un documento che abbiamo chiamato Carta d'Intenti. Tra quelle righe troviamo i principi etici e lo stile che caratterizzano le sezioni apeine oggi attive, oltre che a Lecco, anche a Milano, Roma, Brescia, Bergamo, Parma, Bologna, Grosseto e Salerno. Così dislocati per buona parte della lunghezza dello stivale, le apeine e gli apeini si riuniscono in due appuntamenti annuali che chiamano a raccolta tutte le sezioni. Un campeggio estivo a rinverdire le accampate dell'ape storica e una 2 giorni autunnale che coincide proprio con la settimana che apriamo oggi. 2 occasioni che ci restituiscono a pieno il nostro modo di essere comunità, 2 momenti di confronto e convivialità per condividere esperienze, escursioni e portare avanti progetti comuni. Anche in quest'ultimo anno e mezzo, quando le possibilità per gli incontri e le escursioni erano limitate, non ci siamo perse, non ci siamo sfilacciati, siamo rimasti in contatto, pronti a imboccare appena possibile un sentiero. E intanto vivo è stato il confronto su progetti di solidarietà che abbiamo messo in atto, localmente o come Alveare Peino, come ci piace indicare l'insieme dei gruppi apeini oggi attivi. Un esempio di questo fare insieme è un progetto a cui teniamo molto, quello delle coperte termiche solidali.
una donazione di dispositivi di protezione d'emergenza destinati alle realtà che supportano attivamente le persone che nel tentativo di attraversare i valichi alpini, ma anche il Mediterraneo, vivono le montagne nelle loro condizioni di migrante, come spazi di separazione e dispositivi di controllo sociale e poliziesco. Queste coperte termiche sono anche un dispositivo di protezione di emergenza che ci ricorda, che ricorda chi frequenta le montagne per escursioni come noi, che queste non sono un parco giochi con sistemi automatici di protezione ed emergenza, ma un ambiente in cui la sicurezza dipende in primo luogo dall'attenzione con cui lo si attraversa. Tutto questo ha valore oggi e varrà anche per il domani, ma al domani dobbiamo aggiungere l'importanza della nuova sensibilità con cui vivere la montagna. In questo mondo sempre più frenetico, la montagna ci obbliga a un passo lento, ci aiuta a liberare la mente dalle tossine e a ossigenare i pensieri. Ci aiuterà a conoscere nuove realtà e a sviluppare nuove conoscenze. Perciò, più che mai, dobbiamo salvaguardare le montagne da speculazioni e interessi di pochi e condividere con i nuovi apeini e le nuove apeine come rispettarsi, come prendersi cura dell'ambiente montano mentre lo si attraversa. I mutamenti che stiamo vivendo a livello ambientale e di cui le montagne sono loro malgrado le prime protagoniste, impongono una grande attenzione. Dal punto di vista pratico significa, nel nostro piccolo, promuovere un approccio non consumistico nel vivere le escursioni, cercando di caratterizzarci non solo per valori antifascisti, antirazzisti o antisessisti, ma anche nella prassi. Per esempio, cercando di limitare l'utilizzo delle auto nei trasferimenti, condividendole il più possibile o sostituendole con mezzi pubblici. Altro tema importante è quello della comunità di montagna, del come noi ci rapportiamo, in ascolto e con rispetto. In larga parte queste comunità subiscono la depopolazione e la sempre maggior carenza di servizi. Mentre in altre, dove il turismo di massa è un fenomeno rilevante, chi le vive stabilmente soffre, per usare un concetto dell'antropologo Christian Arnoldi, dell'intermittenza esistenziale che i cicli turistici determinano nella vita sociale e civile di queste comunità. L'APE perciò può contribuire a presentare le valli e le montagne sotto un'ottica diversa, meno banalizzata e più attenta alla complessità. Organizzare nelle valli e nelle montagne più prossime ai nostri luoghi di vita quotidiana le nostre gite in dialogo e sostenendo chi ci lì vive è un primo ma non scontato passo nella direzione appena indicata. Muoversi nelle valli e sulle montagne che spesso non vengono prese in considerazione perché non di moda, fuori dal circuito della valorizzazione turistica, ma che sono ricche di storia e di storia. Perché per noi è importante aspirare ad andare sempre più in alto, ma per una nuova umanità. Grazie, grazie Paola. Siamo pronti per fare un cambio di relatori, un passaggio di relatori alla seconda parte di questo incontro con un titolo diciamo abbastanza esplicativo. Per una montagna accogliente, inclusiva, egualitaria e popolare. E sul palco ci raggiungono Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, poi avremo un contributo di Luigi Casanova e un collegamento con Nives Meroi e Michela Zucca, antropologa, Marco Ferrari che dovrebbe essere già in sala, e chiuderemo poi il nostro incontro con un contributo video. Lascio il tempo a Marco di arrivare sul palco e Simone invece ha un intervento scritto, immagino. No, più o meno, abbraccio. Solo appunti. Appunti. Sì, fantastico.
Allora, Simone, anch'io ho degli appunti su di te. Qui con te parliamo di montagna narrata, parliamo di la montagna e i libri. Sì, intanto grazie per, grazie a te. Per l'invito. E sì, io così ho appunto ho una piccolissima casa editrice di montagna e pensavo di sproloquiare un pochino sulla scrittura di montagna. Scrittura di montagna che negli ultimi anni gode di una certa popolarità e anche di una certa prolificità. Si scrive molto, si è scritto molto, si continua a scrivere tanto, anche se poi l'idea di montagna sottostante non è cambiata moltissimo dal momento in cui gli uomini hanno cominciato a salire le montagne a non considerarle più territori maledetti, no? Quindi da una parte c'è la montagna che è il territorio di gioco ma anche di confronto, di l'evoluzione della lotta con l'Alpe, insomma, che c'è comunque ancora questa componente. E dall'altra invece ci sono tutta una serie di stereotipi per cui la montagna è il luogo dove si va per fuggire dallo stress, è il luogo incontaminato, è il luogo dove che è custode di antichi saperi e anche di antichi sapori, dove tutti sono amici, tutte queste cose qui. E sono tutti stereotipi che sì, hanno anche qualcosa di vero, ma che non fanno tanto bene né alla montagna, tutto sommato, e neanche tanto alla scrittura di montagna. Questo perché accade? Accade perché quando si semplifica tanto, si semplifica anche il linguaggio, per cui se pensiamo a un territorio privo di conflitti, che è una cosa che sta soltanto nella nostra testa ovviamente, perché prima veniva nominato il libro di Christian Arnoldi, che secondo me dovrebbero leggere tutti, non è affatto così poi nella realtà, no? Però alla fin fine, siccome tanti scrittori di montagna alla fine in montagna non ci vivono, ma vivono essenzialmente in città, ci si ritrova a, cioè alla fine se si ragiona per luoghi comuni si scrive, cioè per stereotipi si scrive per luoghi comuni, no? E quindi spesso ci troviamo il panorama mozzafiato, la valle cupa, il verde tenero, tutte cose che almeno io quando le sento mi muoiono una serie di neuroni tutte le volte, e vabbè, però c'è anche questo. Quindi come si esce un po' da questo cortocircuito? Io mi sono segnata un paio di frasi. La prima è di Casarotto, che vabbè, Renato Casarotto, che scrisse molto poco in realtà e scalò molto. E quindi lui la esprime bene, la difficoltà di mettere in parole la montagna. E lui diceva: raccontare, parlare è molto difficile, è sempre duro arrivare così vicino all'essenza della vita e poi dopo tornare indietro e sentirsi imprigionati nelle strettoie del linguaggio, completamente inadeguato a tradurre in simboli i concetti e la totalità dell'esperienza vissuta. Un'esperienza lunga e sofferta che mi ha permesso di capire una verità fondamentale. Alla base di tutto, di ogni azione che l'uomo compie, deve esserci sempre l'amore. E questo è Casarotto. Quando la lessi, così mi aveva colpito, ma soprattutto per un caso assolutamente fortuito, e qui serve fare un po' un doppio tuffo carpiato, poco dopo mi ero imbattuta in uno scritto di David Foster Wallace, che con la montagna non c'entra niente, ma c'entra tanto con la scrittura, e che in qualche modo risuona molto, secondo me, con queste parole di Casarotto. E lui dice così: ho scoperto che la disciplina più difficile nella scrittura è cercare di partecipare al gioco senza lasciarsi sopraffare dall'insicurezza, dalla vanità e dall'egocentrismo. Devi disciplinarti e imparare a dar voce solo alla parte di te che ama le cose che scrivi, che ama il testo a cui stai lavorando, che ama e basta, forse. Mi sembra che la grossa distinzione tra grande arte e arte mediocre si nasconda nello scopo da cui è mosso il cuore di quell'arte, nei fini che si è proposta la coscienza che sta dietro il testo. Ha qualcosa a che fare con l'amore, con la disciplina che ti permette di far parlare
la parte di te che ama invece di quella che vuol soltanto essere amata. Ecco, mi è sembrato molto curioso il risuonare di questi due personaggi lontanissimi tra loro, nella vita, nel tempo, in tutto, che però arrivano in qualche modo a una conclusione simile. E per finire, per fare anche una pars construens di questo intervento e anche per così fare il mio lavoro, vi lascio un consiglio di lettura di un libro che non ho pubblicato io, quindi non c'è nessun conflitto di interesse, ed è un libro che magari molti di voi conoscono, di Nan Shepherd, La montagna vivente. Nan Shepherd è una scrittrice scozzese che nacque nel 1893, ma il libro è del 44 e andò alle stampe solo nel 77. Era un libro difficile per cui trovare un editore, anche se in realtà è leggibilissimo. E lei ebbe una vita apparentemente molto poco avventurosa, perché nacque in Scozia ad Aberdeen, studiò lì, visse lì, lavorò lì e morì lì. E però fu una grande frequentatrice dei monti di casa, i monti Cairngorms, l'ho scritto perché è una roba impronunciabile, e lei non esitava a ripetere molte volte anche la stessa gita, le stesse escursioni, gli stessi posti che poi non erano mai gli stessi. E tra i passaggi di questo libro che mi sono piaciuti di più è quello che con cui chiudo, è quando lei parla del dormire in montagna, dormire all'aperto, che è una cosa molto poco eroica, però penso una delle cose più belle che si possono fare in montagna. E lei diceva questo: posso insegnare al mio corpo molte abilità che mi diano modo di apprendere la natura della montagna. Una delle più affascinanti è la quiescenza. Nessuno che non vi abbia mai dormito conosce completamente la montagna. Mentre si scivola nel sonno, la mente si fa tersa, il corpo svanisce. Soltanto la percezione rimane. Non si pensa, non si desidera, non si ricorda, ma si vive in pura intimità con il mondo tangibile. Questi momenti di percettività quiescente, che precedono il sonno, sono tra i più gratificanti del giorno. Sono svuotata da ogni assillo, non c'è nulla tra me, la terra e il cielo. Ho lasciato che il mio sé mi abbandonasse. L'esperienza è particolarmente preziosa perché è impossibile coartarla. Partire alle 4 del mattino lascia tempo in abbondanza per queste ore di quiescenza e forse di sonno sulle vette. Il corpo è reso flessuoso dal ritmo sostenuto del salire ed è rilassato dal benessere che si trova dopo aver mangiato qualcosa. Ci si sente tranquilli come le pietre, radicate nel profondo della loro immobilità. Il suolo non è più parte della terra. Se il sonno giunge in un momento come questo, il suo arrivo è un movimento naturale come il giorno. E poi cessare di essere una pietra, di essere il suolo della terra, aprire occhi che hanno dietro di sé cognizione umana di ciò di cui si è fatto tanto profondamente parte. È tutto qui, se ne è fatto parte. Grazie. Vuoi ripeterci il titolo del libro, La montagna? La montagna vivente. La montagna vivente. Di Nan Shepherd. Ci sono anche un sacco, non ne abbiamo parlato, di libri brutti di montagna. Sì. Particolare, cioè io penso degli alpinisti, non voglio fare nomi, che sono riusciti a scalare delle montagne altissime, ma non riuscirebbero mai a scalare la pila di libri che hanno costruito e hanno scritto nel corso della loro carriera. Perché sì. I libri di montagna sono anche particolarmente brutti a volte? Appunto, un po' per questo, no? Perché questa idea stereotipata della montagna, sì, di cui parlavi. Sì, perché alla fine, un po' perché è effettivamente, cioè è difficile scrivere bene di montagna, non è facile e magari uno è bravissimo a scalare, ma non è assolutamente detto che lo sia a scrivere. E un po' perché la nostra mente, secondo me, è un po' così modellata a ragionare un po' per luoghi comuni, per cui cioè, a me è capitato anche di partecipare così a una giuria dei concorsi di racconti e la sveglia suona sempre alle 4, cioè l'incipit è sempre quello, come anche di tanti libri, e spesso sì, perché comunque magari si pensa
adesso ci sono tanti resit d'ascension, sono veramente noiosi, un po' perché sono magari molto tecnici, quindi se uno non è esattamente dell'ambiente si annoia, e un po' secondo me perché appunto comunque parlano dell'uomo, cioè sì, alla fin fine la complessità della montagna si appiattisce un po' anche soltanto nel, così, nel racconto di una scalata, non viene resa la complessità del territorio, a volte sì, però sono casi molto rari. Molto rari, sì. Va bene, grazie del tuo intervento e dei tuoi consigli. Adesso siamo arrivati a un momento in cui abbiamo un video, e in questo caso a parlare non è un apeino, ma un custode forestale, Luigi Casanova, fino a qualche mese fa già presidente di Mountain Wilderness. Lo ascoltiamo prima di collegarci con Nils Veroy. Buongiorno a tutti, sono Casanova Luigi, un socio storico di Mountain Wilderness, e vivendo anche in provincia di Trento, in una zona ad alto impatto turistico come la Val di Fassa, mi sono sempre trovato a dover confrontarmi sulla possibilità di un turismo diverso da quello dello sci, o anche un'offerta turistica diversa da quella che viene propinata oggi anche in estate. È un argomento che si trascina dagli anni 90, quando avevamo fondato l'associazione SOS Dolomites, l'insieme delle associazioni ambientaliste dell'area ladina attorno al Sella. A 30 anni di distanza siamo allo stesso punto. Purtroppo, come stiamo assistendo anche attorno alla questione delle Olimpiadi del 2026, l'offerta del turismo si basa ancora sulle grandi opere. A Cortina si insiste per fare una pista di bob che poi verrà abbandonata, come è accaduto a Cesana nel 2006 alle Olimpiadi di Torino. Si costruiscono e si pensano altre strutture turistiche di alto livello, 4-5 stelle in quel di Cortina, ad Auronzo, su Passo Giau, un grande albergo a 5 stelle di 40.000 metri cubi, pensate un po', 110 appartamenti di volumetria portate a 2.200 metri di quota. E si pensa poi al prolungamento dei grandi caroselli sciistici, cioè la logica dell'imprenditoria del turismo è in gran parte, ci sono delle lodevoli eccezioni, è quella degli anni 60. Cemento, asfalto, collegamenti sciistici. Riguardo ai collegamenti sciistici, da una decina d'anni vengono proposti come collegamenti alternativi, come mobilità alternativa all'uso delle auto. Non è vero niente. Da 20 anni abbiamo visto il proliferare di questi collegamenti in Val di Fassa, Val Giumela, pensate l'area del Sassolungo collegata a quella di Seceda in Val Gardena, pensiamo a quello che si vuole realizzare nel Comerico, parlando solo delle Dolomiti, non mi allargo alle Alpi occidentali. Bene, ovunque questi collegamenti sono stati realizzati, le macchine non sono state sconfitte, si arriva in quota con le auto, si arriva in quota con più impianti, ma la questione della mobilità alternativa con gli sci ai piedi, come viene definita, serve solo per superare le leggi della concorrenza europea e poter attingere a contributi o delle province autonome o delle regioni che superino il 15%. Praticamente i profitti vengono attinti dai soldi pubblici, quando poi questi impianti vanno in perdita, come accade spesso anche in Trentino e anche in Alto Adige, si ricorre alla provincia autonoma, quindi ancora ai soldi pubblici. I guadagni se li tengono gli imprenditori e i debiti vengono fatti ricadere sulla collettività. Prossimo anno, 2022, è il centenario della nascita dei due grandi parchi italiani, quello d'Abruzzo, Lazio e Molise, e il Parco del Gran Paradiso.
sono due realtà che ci aiutano e ci aiuteranno durante tutto l'anno a riportare alla nostra attenzione la centralità delle aree protette, una centralità che è stata dimenticata. Perché le aree protette sono importanti? Perché in questi anni, specialmente dal dopoguerra, diciamo anche grazie a due straordinarie persone come Renzo Videsot nel Gran Paradiso e Franco Tassi nel Parco d'Abruzzo, sono riuscite a imprimere la forza della conservazione. Un parco non ha senso se non riesce a conservare paesaggio, natura e a implementare la biodiversità. Dal loro coraggio, dagli scontri che hanno dovuto sostenere, sono partite poi una serie di iniziative che sono andate ad aiutare il mondo agricolo, il mondo della selvicoltura, la socialità all'interno delle aree protette, la capacità di fare turismo attingendo all'identità della storia di queste popolazioni, attingendo alla bellezza, attingendo alla conoscenza che abbiamo recuperato grazie alla ricerca scientifica, sia dal punto di vista del mondo vegetale che del mondo faunistico. Bene, si è costruita una progettualità, una potenzialità di espressione di un turismo diverso che è ancora stata poco sfruttata e poco utilizzata. Bene, le aree protette, cogliamo l'occasione del 2022 per rilanciarle e per fare in modo che diventino il motore di un nuovo sviluppo, di un nuovo turismo e di una nuova offerta di lavoro alle popolazioni che vivono sulle montagne italiane. Guardate che l'ambientalismo, quando va a trascurare i bisogni delle popolazioni di montagna, quindi i servizi essenziali che in questi 10 anni sono stati tagliati, quando l'ambientalismo trascura il valore del lavoro nelle periferie delle nostre vallate, fa un grande errore. Mentre si lotta per dire un no, noi ambientalisti dobbiamo essere capaci di proporre tanti e tanti sì e far vedere che siamo capaci di proposta e che la montagna può vivere senza le grandi infrastrutture, senza le grandi opere e senza il turismo della distruzione e della banalizzazione dei nostri ambienti. Le Dolomiti sono diventate patrimonio dell'umanità anche grazie a Mountain Wilderness. È stata Mountain Wilderness nel 1993 a fare la prima manifestazione a Cortina d'Ampezzo per promuovere le Dolomiti patrimonio dell'umanità. Bene, da allora si è innescato un processo lungo, faticoso, che non ci ha soddisfatto, ma che comunque nel 2009 ha portato le Dolomiti o alcuni pezzi di Dolomite a essere riconosciuta come patrimonio dell'umanità. Bene, cosa abbiamo fatto noi ambientalisti? Ci siamo impegnati giorno per giorno in estenuanti riunioni, in viaggi, in riflessioni assieme ai club alpini locali per approfondire il piano di gestione di Dolomiti UNESCO, come ci chiedeva Parigi fin dall'inizio. Bene, nel 2017 questo piano è stato votato dal Consiglio di amministrazione, è un piano che a mio avviso ancora oggi è valido. Non una riga di questa pianificazione è stata affrontata, nemmeno affrontata. Parlo della mobilità sostenibile, parlo del recupero di aree degradate, parlo di paesaggi che sono stati sconvolti nel passato, parlo di impianti obsoleti, di strutture abbandonate sul territorio ormai da decenni, parlo di tanti orrori che abbiamo disseminato sulla montagna da recuperare. Parlo di pianificazione faunistica, di pianificazione delle nostre foreste. Bene, non c'è un solo passaggio del piano di gestione Dolomiti UNESCO chiamato Dolomiti 2040, Dolomiti 2040, che sia stato attuato. Bene, anche in questi giorni stiamo chiedendo alla Fondazione, ovviamente senza risposta, che cominci a sfogliare quel piano, quelle 200 pagine, e a dire: bene, nel 2022 faremo questo, nel 2023 faremo quest'altro. Vi assicuro, è un panorama di buone pratiche
incredibile che andrebbe diffuso per tutta la montagna italiana. C'è un concetto che mi porta a chiudere questo mio intervento e che voglio, sul quale voglio richiamare la vostra attenzione. La montagna è come un corpo, è come il nostro corpo. Noi al nostro corpo dedichiamo tante attenzioni, dedichiamo cure non solo nell'alimentazione ma anche nell'aspetto. Bene, ritorniamo come facevano i nostri nonni a curare la montagna. E curare la montagna non significa bucarla con una galleria o con un nuovo collegamento sciistico. Curare la montagna significa prendere le nostre mani e metterle dentro nella terra, cominciare a coltivarla, cominciare a mantenere i sentieri, le strade forestali, cominciare a ripristinare zone di pascolo che sono state degradate da un pascolo aggressivo come è stato condotto in questi 20-30 anni. Dobbiamo riprendere le abitudini dei nostri vecchi per fare in modo che la montagna diventi un grande corpo e noi ci sentiamo in dovere di tutelarlo e quindi di curarlo. Io vi assicuro che territorio per territorio, qualora venisse preso in mano in questa maniera, offrirebbe centinaia e centinaia di posti di lavoro. Posti di lavoro non solo manuali come ho accennato fino ad oggi, ma anche posti di lavoro di grande profilo intellettuale e di grande conoscenza scientifica. Perché prima di mettere nelle mani nella terra io devo conoscere cos'è una foresta e quali sono le esigenze della foresta. Cosa significa un corso d'acqua? Allora anche questo va studiato e poi va ripulito di tante sconcezze che vi abbiamo riversato al suo interno. E così anche per il paesaggio. Pensiamo cosa significa per la montagna italiana rimettere mano al paesaggio e riqualificare, riportare laddove possibile, cioè quasi ovunque, a naturalità paesaggi che abbiamo perduto. Ecco, questo è il mio messaggio. Ritorniamo tutti a curare la montagna, dopo tutti assieme sapremo entrare in ogni territorio. Io sono convinto che qualora ci sia una grande consonanza di intenti fra le pubbliche amministrazioni, noi cittadini, imprenditori turistici e ambientalisti, sia possibile far nascere un progetto di questo tipo e che nel volgere di pochi anni avremo una montagna molto più pulita e molto più bella di quella che riusciamo a presentare oggi, e specialmente una montagna che offre occasioni di lavoro e che quindi viene ripopolata con equilibrio e non con la massificazione. Io vi ringrazio, scusate, sono stato un po' lungo, ma il tema è estremamente complesso. Grazie ancora a voi tutti. Ecco, non so se mi sentite. Ok, mi sento io che arrivo un po' al ritorno, chiudo la porta, mi sono andato a chiudere dentro la sala degli Arazzi e siamo collegati con Nives Meroi, che invece ci sta seguendo da uno dei posti più freddi d'Italia, il Tarvisio, giusto Nives? Sì, per la precisione Fusine Laghi. Allora Nives, innanzitutto grazie di essere con noi in questa particolare occasione, il centenario di un'associazione così impegnata e impegnativa, l'associazione Proletaria Escursionisti. Ti voglio chiedere, tu la conoscevi prima di questa occasione, prima di questo invito che ti ha raggiunto nelle scorse settimane? Ne avevi sentito parlare? Conoscevo la UOE ma non l'APE. Non l'APE. Non la conoscevo. Senti, ci sono molte affinità tra questa associazione e la tua storia e i valori, diciamo, che hai incarnato nel tuo alpinismo. Un alpinismo che tu hai definito di rinuncia. E che cos'è l'alpinismo di rinuncia, Nives? Ma è un alpinismo in cui cerchi, perlomeno noi, abbiamo scelto di salire semplicemente con le nostre forze, quindi senza usare le bombole di ossigeno, senza
avvalerci del lavoro dei climbing sherpa sulla parete, e quindi è una scelta di rinuncia alle certezze, perché preferiamo essere il più possibile essenziali. Tutto qui. La tua storia alpinistica parte, diciamo, quando avevi 15 anni, se non ricordo male. E si parla del millennio passato, sì. E senti, ed è una storia di un alpinismo di coppia, possiamo definirlo così. Sì, sì. Abbiamo incominciato separatamente ad andare in montagna, io con un gruppo di amici, Romano con i suoi, e poi effettivamente la montagna ci ha uniti, siamo diventati prima compagni di cordata, poi, come io sono convinta, che Romano, con il pragmatismo tipico dei maschi, ha pensato bene che piuttosto che perdere tempo ogni fine settimana ad andare a cercare un compagno di cordata, era più comodo avere un'amorosa sempre disponibile. E così è nata anche il sodalizio nella vita. E il matrimonio è arrivato come esigenza di fare una spedizione, di avere i giorni a disposizione per poter fare una spedizione. Sì, 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 parliamo sempre del secolo scorso, era nel 89, e avevamo il sogno di andare in Sud America, di fare una spedizione in Sud America sulla Cordigliera Blanca. E abbiamo trovato questo trucco, ossia abbiamo pensato: ci sposiamo, così abbiamo 15 giorni di ferie e 15 giorni di licenza matrimoniale, al posto dei regali ci facciamo dare le classiche buste, e così siamo riusciti a partire e andare in Sud America nella nostra prima spedizione insieme. E da lì è cominciato, siamo entrati nel tunnel e siamo andati avanti. Senti, noi oggi qui abbiamo parlato di alpinismo e di solidarietà, di alpinismo popolare, ma abbiamo parlato e toccato anche i temi dell'ecologia. E il vostro modo, il modo tuo e di Romano di fare alpinismo, di andare in montagna, è sempre stato particolarmente rispettoso da questo punto di vista. Come oggi, come vedi tu il rapporto tra alpinismo in montagna, e cosa pensi che sia necessario fare per diciamo conciliare questo sport con il rispetto dell'ambiente? Beh, partendo dal presupposto che l'alpinismo è anche uno sport, ma non solamente uno sport, e partendo da questo presupposto penso che lo si debba considerare in maniera più ampia, quindi non so, partendo ad esempio dall'alpinismo in Himalaya, sta diventando sempre di più una forma di turismo d'alta quota, dove i turisti vanno cercando tutte le sicurezze per riuscire a portare a casa il risultato, il che significa l'uso di elicotteri, di ossigeno, di climbing sherpa, di campi base, di campi a cominciare da quelli base super attrezzati, con ovviamente collegamenti wifi, collegamenti internet, letti, non più sacchi a pelo per terra con il materassino, ma letti veri e propri. E in questo modo ovviamente l'impatto che si ha su quelle zone dove sono talmente delicate, dove l'equilibrio è estremamente fragile, quindi un impatto del genere può essere veramente devastante. Pensiamo solo al fatto che da lì, da quei ghiacciai, deriva tutta l'acqua che serve per milioni di persone a valle, e quindi un approccio, bisognerebbe essere responsabili delle tracce che ci lasciamo dietro, perché è vero che viviamo in un tempo che ci tratta solo da consumatori, ma in realtà siamo dei cittadini, e quindi sta a noi scegliere, a ciascuno di noi, al singolo, a cominciare dal singolo.
Ti vorrei chiedere una cosa che ha più a che fare invece con la dimensione intima dell'andare in montagna. Qui oggi abbiamo parlato molto dell'andare in montagna assieme, in una dimensione collettiva. Per te invece, Cor Romano, qual è il rapporto che si stabilisce quando siete là in cima, sul tetto del mondo? Si riesce a litigare a qualunque quota, questo è un dato di fatto, quindi le dinamiche di coppia effettivamente vanno oltre l'ipossia, non risentono dell'ipossia dell'alta quota, ma a parte questo il rapporto ovviamente è diverso, perché conoscendosi così in maniera così approfondita c'è il vantaggio, appunto, che non serve parlare, non serve sprecare fiato per vedere l'altra persona come sta, se è in buone condizioni, se è in grado di proseguire, visto che a quelle quote noi esseri umani non siamo programmati per viverci, quindi è fondamentale riconoscere quando è il momento di girare i tacchi e di scappare via. Quindi il fatto di essere una coppia che si conosce in maniera così approfondita è sicuramente un vantaggio. Dall'altra parte c'è il vantaggio di poter vivere l'esperienza da due prospettive diverse, che comunque poi alla fine possono essere unite, in modo da avere un quadro, un affresco ancora più ampio, come quello delle sale in cui vi trovate voi. È bello però anche quando facciamo delle spedizioni in cui partecipano anche altre persone, anche altri amici, e quindi è bello proprio il camminare insieme in più persone. Proprio perché è bello l'unione che si crea nel camminare insieme. Tra poco noi parleremo di alpinismo al femminile. Noi parleremo della condizione della donna in montagna. Parlando invece del tuo rapporto, Romano dice: quando vedo Nive scalare, i gesti sono gli stessi di un alpinista al maschile, ma poi il rapporto, il suo modo di stare in montagna è diverso. Ecco, è uno stereotipo, o ti ritrovi anche tu nella diversità dell'approccio femminile alla montagna? Oddio, io posso parlare per me, ovviamente, non posso parlare a nome di tutte le donne. Abbiamo sì due approcci diversi, io e Romano, questo sì, a cominciare dal fatto che lui è più forte di me fisicamente, tecnicamente, quindi lui è sempre davanti come i cani quando sono liberi dalla catena che partono e non riesci più a fermarli. Io ho un approccio, diciamo, più un passo per volta, proprio per prendere, per conoscere l'ambiente in cui mi sto muovendo, specialmente su montagne così grandi. Una cosa che secondo me è importante è anche quello proprio di un approccio per conoscenza, il dormirci dentro. Il dormirci dentro è un modo importante per imparare a conoscere, per entrare in armonia con l'ambiente in cui ti trovi, e anche perché ovviamente in quegli ambienti dove, come dicevo prima, noi esseri umani non siamo progettati per viverci, è fondamentale riuscire a eliminare tutti i pensieri che in quel momento non sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo, che è sì, raggiungere la cima, ma prima di tutto rimanere vivi. E quindi è fondamentale proprio quello, riuscire a eliminare tutto il superfluo. E a cominciare da quello che hai nello zaino, dal peso superfluo che hai nello zaino, ma soprattutto anche i pensieri. Quindi ci deve essere un'economia del gesto e del pensiero. Nives, dopo aver salito tutti i 14 gli 8.000, i vostri programmi quali sono adesso, guardando al futuro?
Ah, oddio, ce ne sarebbero anche per la prossima di vita. Obiettivi, sogni, come dice Romano, sogni ce ne sarebbero moltissimi. Adesso purtroppo in questi periodi, questi due anni, non siamo rimasti a casa perché non ci sembrava morale andare in quei luoghi con il rischio di fare da tramite per diffondere il virus nelle valli che potevano essere rimaste integre fino a quel momento. E come è successo questa primavera, questa primavera all'Everest, si è visto dove c'erano migliaia di bombole per gli alpinisti all'Everest e non ce n'erano per le persone negli ospedali a Kathmandu, e quindi per quel motivo abbiamo scelto di rimanere a casa. Vediamo se le cose si sistemano, se la situazione finalmente si rasserenerà, speriamo sicuramente di riuscire a ripartire. Poi saranno gli acciacchi dell'età a stabilire dei limiti. Grazie Nimes di essere stata con noi questo pomeriggio per questo saluto. Adesso abbiamo un appuntamento con i sentieri delle madri antiche, e con noi c'è un'antropologa, Michela Zucca, che ci racconterà la condizione della donna in montagna. Benissimo, bene. Michela, lascio a te la parola. Ti faccio ascoltare l'applauso della Sara Alessi. Grazie, grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio tanto APE di avermi invitata e voi di essere venuti qua questo pomeriggio. Ora, i primi antropologi che visitano l'arco alpino alla fine dell'Ottocento e che danno un minimo di descrizione parlano della società alpina come una società senza uomini, perché tradizionalmente in arco alpino, fin dai tempi più antichi, gli uomini se ne vanno e le donne se ne vanno per emigrare per periodi lunghi, stanno via mesi, anni e spesso e volentieri non tornano neanche più, perché o muoiono oppure si fanno un'altra famiglia fuori. E quindi le donne rimanevano da sole ad occuparsi di tutto, quindi dell'agricoltura, della famiglia, della sussistenza e del piccolo commercio. Erano le prime ad alzarsi e le ultime ad andare a letto. Il prete, soprattutto dopo il Concilio di Trento, perché prima il discorso è diverso, detta le regole e proibisce qualunque tipo di svago. Le donne dovevano vivere per gli altri e di fatto dimenticarsi di se stesse. Quando è cominciato a cambiare il modello, quando la TV ha cominciato a diffondersi, le donne hanno potuto intravedere un modello che bene o male era molto diverso dalla vita che facevano loro, e quindi hanno cominciato ad abbandonare i paesi di montagna, abbandono che continua ancora oggi. Lo spopolamento delle montagne è un problema di genere. Questa è una mappa di spopolamento per genere ed età. Noi abbiamo calcolato il tasso di differenza di genere fra la popolazione in età riproduttiva. E gli unici luoghi in cui esiste una parità di presenza maschile e femminile in età riproduttiva sono quelli verdi. Tutti gli altri sono paesi in cui gli uomini superano grandemente in età riproduttiva la popolazione femminile, perché le donne, noi nelle Alpi non siamo abituati a fare tante manifestazioni, a scendere in piazza, la nostra cultura non è molto esteriore, ma le donne hanno applicato una protesta femminista radicale, hanno mollato i loro uomini e se ne sono andati, e questo abbandono continua ancora oggi. Questa mappa è ancora più esemplificativa, nel senso che
Le zone verdi sono le uniche in cui negli ultimi decenni l'incremento demografico che ha incrementato la popolazione in Italia e in Europa è stato pari a quello del resto d'Italia. Tutto il resto è in spopolamento, quindi si vede subito. Ora, il nostro lavoro sulle donne di montagna inizia al Centro di Ecologia Alpina di Trento, ente di ricerca che oggi è chiuso perché è stato definito ente inutile, e quindi in Italia sappiamo molto bene che i centri di ricerca servono a poco, soprattutto quelli che si occupano di montagne. E quindi inizia nel 1995, dove viene fondata la Rete Internazionale delle Donne di Montagna, e si organizzano diversi convegni internazionali sulla condizione femminile in tutta Europa, e l'ultimo abbiamo avuto interventi da tutto il mondo. Queste sono alcune delle diverse pubblicazioni che abbiamo fatto, che hanno raggruppato appunto i lavori di ricerca-azione che si facevano e alcuni si fanno ancora in Europa e nel mondo. Quando l'Istituto ha chiuso nel 2007 abbiamo deciso di proseguire il lavoro e di fondare l'associazione Sherwood, che è un'associazione di promozione sociale che è stata fondata nel 2016. Il nostro obiettivo è di creare un centro di ricercazione sull'economia di sussistenza e l'autosviluppo per cercare di sopravvivere alla crisi climatica, nel senso che noi siamo fondamentalmente convinti che questa volta, se vogliamo continuare a vivere, dobbiamo fare un passo indietro e ritornare all'economia di sussistenza, alla zappa. E in questa situazione in cui metà dell'Italia verrà desertificata di fatto e gran parte della pianura padana inondata nei prossimi decenni, la montagna ridiventerà un luogo molto interessante per la sopravvivenza. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo restaurando una casa in Trentino, abbiamo una sede a Milano, una sede operativa in Trentino, quindi stiamo restaurando questa casa in totale autocostruzione. Abbiamo una piccola foresteria e a breve aprirà anche la sala convegni e la sala formazione. E quindi abbiamo iniziato a fare gli archeotrekking femministi. Altra cosa importante, Sherwood già dallo statuto ha messo una discrimine positiva di residenza, genere e classe sulle persone che lavoreranno al progetto. Quindi saranno privilegiate donne, chi viene da ceti bassi, da bassa formazione di ambiente di provenienza, chi risiede in paesi di piccola dimensione in montagna, e per chi lavorerà sarà richiesto il cambio di residenza. Non solo, sempre da statuto, chi verrà a lavorare con noi sarà obbligato al lavoro fisico e al mantenimento della struttura, all'autoproduzione, alla gestione della legna e a tutto ciò che vuol dire vivere in montagna e gestire il ciclo di produzione e autoproduzione. Questo perché noi siamo convinti che la conoscenza e lo sviluppo scientifico svincolato da quello che è il lavoro materiale ha creato soltanto disastri, e che la caratteristica del sapere alpino è proprio quello di unire lavoro fisico e creazione intellettuale, ed è la caratteristica anche del sapere delle donne, quindi unire lavoro fisico e anche creazione intellettuale. Come vi dicevo, come attività abbiamo inventato l'archeotrekking. L'archeotrekking non è un'attività turistica, noi non facciamo turismo, noi facciamo divulgazione, e il nostro trekking è iniziativa politica. Noi abbiamo un progetto politico. Noi impostiamo i trekking come seminari di conoscenza, di riscoperta dei sistemi di sopravvivenza col metodo della condivisione. Noi, chi viene è di fatto obbligato alla condivisione degli spazi e dei mezzi di trasporto, e lo diciamo chiaramente.
E quindi noi cerchiamo di costruire dei seminari di riscoperta dei sistemi di sopravvivenza e di inventare soluzioni anche economiche che possano consentirci di sopravvivere alla crisi climatica, al patriarcato e al fascismo che sempre più purtroppo sta prendendo piede. L'archeotrekking è dichiaratamente femminista, anche se non esclude gli uomini, ma gli uomini che vengono sanno chiaramente dove vengono e quello che si sta facendo e quindi sono obbligati ad un certo comportamento. Fino adesso è sempre andato tutto liscio. Quindi cos'è l'archeotrekking? Attraverso passeggiate alla portata di tutte, in cui però la fatica fa parte del percorso formativo, identifichiamo le tracce delle antiche comunità, studiamo i sistemi di funzionamento delle comunità egualitarie e soprattutto quelle comunità e quelle civiltà che per fronteggiare una crisi ecologica sono riusciti a fare un salto indietro nello sviluppo e a rinunciare alla tecnologia, rispetto invece a quelle che non hanno, di fronte alla crisi non hanno saputo rinunciare e semplicemente sono scomparse dalla faccia della terra. Questo per individuare i meccanismi sociali che permetteranno di fare il salto indietro, o quelli che non lo permetteranno purtroppo si vedono già. Per questo noi studiamo l'archeologia di montagna. Ora, chi viene all'archeotrekking, ovviamente principalmente donne di ogni condizione sociale, di ogni tipo di titolo di studio, principalmente adulti, ma adesso sempre più giovani si stanno avvicinando e insomma noi accogliamo tutti perché siamo assolutamente inclusivi. E da dove vengono? Vengono da tutta Italia. Abbiamo fatto l'ultimo settimana scorsa, avevamo gente fin da Siena, quindi e gente di lì, insomma. E poi noi l'archeotrekking non lo facciamo solo in Trentino, ma dovunque ce lo chiedano. Ora, perché studiare la preistoria oggi, nel senso che noi facciamo archeologia e quindi archeologia d'altura? Ora, da molto tempo si è scoperto che quello che viene definita cultura preistorica non è dominata dalla miseria e dalla scarsità, ma anzi esattamente il contrario. Questa gente, che sapeva porsi dei limiti molto stretti sia in termini di sviluppo che di capacità di calcolare la capacità portante degli ecosistemi, riuscivano di fatto a vivere in un'abbondanza e a lavorare poco, diciamo, rispetto a noi in una maniera che noi oggi ci sogniamo. E queste società non sono diventate povere se non quando sono entrate a contatto con l'Occidente e purtroppo col sistema capitalistico. E quando sono entrati anche in contatto con richieste e falsi bisogni che il loro sistema di produzione ovviamente non è in grado di soddisfare. Le società matrifocali egualitarie, in cui praticamente non esiste quasi la proprietà privata, l'aristocrazia e la schiavitù sono assenti, i capi in guerra sono eletti dall'assemblea del popolo in armi e le donne combattono, sono quelle che più a lungo resistono in montagna e quelle che di fatto più a lungo resistono all'attacco delle culture patriarcali, perché sono lontane dai luoghi di potere, di concentrazione, di produzione e riproduzione del capitale. Quindi fuori dalle città, nelle campagne, sulle montagne e nei boschi. Le regole che sulle Alpi si sono tramandate per secoli, ma probabilmente per millenni, noi sappiamo da questa interrogazione allo Stato romano dei Bergalei, ovvero dei bregagliotti che rivendicano i loro diritti dal peggio nel primo secolo dopo Cristo, che quantomeno hanno 2000 anni, quantomeno. E quindi queste regole avevano uno scopo fondamentale: impedire la spoliazione del territorio imponendo dei limiti fortissimi allo sfruttamento, praticamente limitare lo sviluppo.
Altra cosa importante, il sistema delle regole in tutto l'arco alpino è l'unico sistema che in caso di assenza maschile prevede la partecipazione politica e il voto femminile da sempre. Quindi anche in questo caso con la storia di genere la cultura alpina c'entra e parecchio. Ora, a causa della crisi climatica che il mondo deve affrontare, secondo noi, non solo secondo noi, ma noi lo poniamo in maniera molto forte e radicale, saremmo obbligati a fare un passo indietro nello sviluppo e nel consumo delle risorse. Per questo è necessario studiare quelle società che sono riuscite a farlo e quelle che non sono riuscite a farlo. Altra cosa importante, noi sappiamo bene che fra poco, si dice che appunto nel 2050 il clima di Milano sarà come quello di Karachi, ovvero 50 gradi all'ombra d'estate. Quindi questi sono i dati di minima, quelli senza fare niente. Quindi noi siamo convinti che, dato che in Italia gran parte del territorio montano è stato abbandonato, tra parentesi, l'Italia è coperta per il 78% di montagne, quindi è un territorio montano, in Europa la si ritiene seconda, soltanto la Svizzera che è considerata 100% montano, e noi ci autoimmaginiamo ancora come un paese di sole e mare, non è così. Quindi gran parte del territorio è stato abbandonato, ci sono enormi spazi di residenza, di autoproduzione. Fino all'87 l'Italia era autosufficiente a livello alimentare, quindi c'è un'enorme possibilità di autoproduzione, di produzione agricola, ed enormi spazi di libertà per chi vuole mollare le metropoli, sia per volontà che per bisogno di sopravvivenza, cosa che si imporrà fra poco. Noi siamo convinti che noi non possiamo considerare arretrato il sistema economico tradizionale, in quanto il sistema economico tradizionale realizza quello che invano fior di economisti stanno cercando di fare adesso, ovvero il ciclo chiuso in cui vengono eliminati gli sprechi e tutto ciò che inquina. Questa organizzazione del ciclo chiuso è durata per millenni ed è saltata, e quando è saltata il pianeta si è avviato verso il disastro ecologico. Ora, malgrado il progresso, l'agricoltura zappa rimane la metodologia più produttiva in assoluto. Gli ultimi dati comprendono il territorio russo, quindi un territorio esteso, e sono di circa 5 anni fa. Ora, in Russia il 30% della superficie coltivato a zappa, senza uso di nessuna tecnologia agricola e come concime col solo letame prodotto dagli animali allevati in loco, produce il 70% delle derrate alimentari disponibili per la popolazione, con danno ecologico e sprechi ridotti ai minimi termini. Quindi questi sono i numeri. È ovvio che questa enorme produzione è causata dall'intensità del lavoro umano, ovvero dalla fatica. Ma chi fa alpinismo dovrebbe essere abituato. Ora, anche in Italia i dati CIA e Coldiretti dimostrano che già oggi il 50% della popolazione italiana ha accesso a un orto. Non esistono dati certi per l'accesso alle risorse forestali, anche perché quando in Lombardia è stato dichiarato che il 40% dell'inquinamento a Milano era prodotto da stufe a legna, molti di quelli che si facevano la legna adesso se la fanno clandestinamente. Ora, l'orto da sempre è considerato lavoro leggero, lavoro da donne e lavoro da anziane, anche perché l'orto richiede una certa precisione, una certa cura, cosa tipicamente appunto da donne.
Chi già pratica l'orticoltura sa bene che anche un piccolo appezzamento di terra, se ben coltivato, può dare un aiuto notevole. E specie se accoppiato ad un allevamento semplice, per esempio le galline o piccoli animali. E già oggi può portare alla quasi autosufficienza. Noi a Sherwood insegniamo come fare autosufficienza. Fra l'altro, in questi ultimi anni si stanno diffondendo pratiche comunitarie in cui le donne assumono un ruolo di assoluto rilievo, che non sono novità, perché ricalcano usanze antichissime e probabilmente in futuro costituiranno sistemi essenziali di sopravvivenza e di contrasto ai cambiamenti climatici. Ora, di fronte alla crisi ambientale, al pericolo di estinzione, altri popoli, quelli appunto regrediti all'età della pietra, pensiamo per esempio ai San, pensiamo per esempio agli aborigeni australiani che già praticavano un'agricoltura avanzata e per sopravvivere sono tornati all'età della pietra antica. E quindi questi sono riusciti a reagire, ad imporsi dei limiti e a sopravvivere. Pensiamo anche all'isola di Pasqua, per esempio, questo è un esempio classico. Noi siamo stati a Malta in archeotrekking perché Malta è stata la prima cultura europea avanzatissima a tutti i livelli, matrifocale, egualitaria e con una popolazione abbastanza consistente, che fiorì per 1000 anni. A Malta pochi anni di crisi climatica hanno comportato l'estinzione di tutta la popolazione. E questi costruivano templi meravigliosi in pietra coi soffitti prima della presenza delle piramidi egiziane, quindi per capirci. Prima che qualcuno potesse tornare a Malta sono passati più di 1000 anni e quelli che tornarono a Malta erano molto meno civili di quelli che le avevano abitati nei millenni precedenti. Quindi Malta, malgrado fosse una civiltà culturalmente avanzatissima, egualitaria, matrifocale e tutto quello che vogliamo, non è riuscita a capire la capacità portante del proprio ecosistema e per questo è sparita dalla faccia della terra, cosa che sta succedendo anche a noi. Ora, come dicevo prima, noi stiamo cercando di capire quali sono stati i meccanismi sociali che hanno messo in campo culture che in diverse parti del mondo sono state capaci di tornare indietro. Fino ad ora, da tutta l'antropologia e la storiografia, il regresso tecnologico è stato considerato un segno di imbarbarimento. Ora però si impongono criteri molto diversi. Quindi, di fronte alla crisi ambientale, altri popoli sono riusciti a reagire. Noi abbiamo molto da imparare da loro. E quindi noi ci chiediamo come e se saremo capaci di farlo. E con questo io vi ringrazio. Grazie. Grazie Michela per questo contributo. Noi siamo quasi in chiusura dei nostri lavori oggi e lo facciamo parlando di confini, lo facciamo parlando ancora di ambiente e dei confini che cambiano. Noi siamo abituati a pensare all'idea del confine come qualcosa di estremamente statico, invece non è così. Ce lo racconta Marco Ferrari parlandoci di un'installazione sui cambiamenti climatici. Marco, prego. Mi sentite? Sì. Grazie per questa introduzione, grazie ad APE per questo invito. Innanzitutto volevo dire che io sono qui a rappresentare un gruppo di lavoro molto variegato che in questi anni, a partire dal 2014,
ha lavorato a questo progetto che appunto si chiama Italian Limes, un gruppo costituito da architetti, designer, scienziati, glaciologi, giornalisti, scrittori, che in questi 7 anni appunto ha indagato le Alpi come territorio di confine, con l'intento di capire che cosa si intende per confine da un punto di vista storico, politico e ideologico, e per cercare anche di, come dire, demolire l'idea di un confine naturale, cioè di raccontare le Alpi in un modo che sia appunto in antagonismo all'idea di una barriera di confine. E questo progetto è nato in un contesto molto diverso da quello di Ape, ma ci ha portato anche a incontrare la comunità di Ape, è stata una delle sorprese più positive. E è un progetto che è nato nel 2014 come un lavoro di ricerca, come parte della Biennale di Architettura a Venezia, e poi si è articolato in varie fasi, come partecipazione a mostre, in musei, come incontri in moltissime comunità, università, centri culturali, e poi nella pubblicazione di un libro che è uscito un paio d'anni fa, che ha un po' raccolto tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Il progetto è nato in parte da un nostro interesse e passione per la montagna, come dire, personale, e dall'altro come un interesse più di ricerca, se vogliamo anche accademico, di approfondimento sulla rappresentazione dello spazio, e quindi capire come la storia della mappatura, della cartografia e certi modi in cui il territorio viene rappresentato e storicamente è stato rappresentato contribuisce poi a creare un'idea politica del territorio stesso. E poi più in particolare il progetto è nato quando siamo venuti a conoscenza di una notizia che ricorsivamente riappare nelle online o nei telegiornali, forse qualcuno di voi se ne ricorda. C'è la notizia appunto del confine mobile, o dell'invenzione di questa definizione di confine mobile, che risale a pochi anni fa, e cerco di riassumere in pochissimo tempo una questione che ha una sua complessità sia teorica e politica. E in particolare il confine mobile è una definizione che è stata creata dall'Istituto Geografico Militare, che appunto, come immagino molti di voi sanno, è l'agenzia cartografica dello Stato, quindi l'ente dello Stato affiliato all'esercito che si occupa di produrre le carte ufficiali dello Stato italiano. Quando a metà anni 2000 i topografi e i geografi dell'IGM si sono accorti che a causa dell'ingente scioglimento di ghiacciai alpini, quella che è la displuviale, quindi la linea ideale che ad alte quote organizza le acque e quindi serve da riferimento del confine politico tra l'Italia e gli stati confinanti, si era spostata, perché appunto molti dei ghiacciai alpini si sono sciolti e quindi la conformazione del territorio a queste quote è notevolmente cambiata. E quindi questa discrepanza tra quello che si trova, che si vede, si può osservare sul territorio e la cartografia dello Stato è diventata sempre più pressante. E quindi lo Stato italiano ha promosso una serie di accordi tra Italia, Svizzera e Austria per cambiare la definizione di confine, far sì che gli aggiustamenti della linea di confine sulla cartografia ufficiale degli Stati europei potesse essere fatti in maniera molto più agevole, appunto per registrare questa accelerazione dei processi ecologici. Questo tema per noi è stato, come dire, una scintilla che ci ha fatto capire come dal punto di vista critico potevamo usare questa chiave per leggere una serie di dinamiche molto importante, secondo noi. Da un lato la retorica del confine aperto, quindi capire come già il confine interno europeo, quindi il confine alpino, che è un confine appunto tra stati europei, dal punto di vista appunto retorico è un confine quasi inesistente, perché dopo gli accordi di Schengen è un confine che quando lo si attraversa è praticamente invisibile, non se ne si accorge nemmeno. Dal lato invece una linea che rimane sulla carta, e quindi rimane un confine che non si è dissolto, ma può essere riattivato e può essere e soprattutto negli ultimi anni molto di più tramite operazioni di polizia e di controllo reso comunque un confine duro, esistente. E dall'altro invece il rigidimento dei confini meridionali, quindi dei confini esterni europei. E un altro tema che volevamo approfondire è quello invece dell'idea di confine naturale, di come le Alpi nella storia sono sempre state considerate una barriera, quindi qualcosa che
la cui posizione, la cui conformazione ha creato una suddivisione naturale, invece quando si conosce il territorio alpino dall'interno è qualcosa che è tutt'altro che una barriera, è invece un'area di scambio, di comunione, di confronto e di appunto, che non è una linea, ma in realtà è un territorio molto, molto ampio in cui è vissuto e abitato da secoli. Quindi il nostro lavoro si è articolato in due luoghi prevalentemente. Da una parte l'archivio, quindi le immagini che vedete, alcune delle immagini che vedete in questo carosello sono il frutto del lavoro che abbiamo fatto negli archivi storici dell'IGM, soprattutto nella parte militare dedicata alla mappatura del confine, in cui abbiamo cercato di ricostruire come il confine italiano è stato creato. E quindi abbiamo indicizzato, scansionato e digitalizzato tutta una serie di documenti a partire dai primi anni della fondazione dello Stato italiano, quindi dagli anni 60, 70 dell'Ottocento, per vedere il lavoro che i topografi avevano eseguito sulle Alpi per mappare le Alpi e quindi trasformare questo paesaggio dal punto di vista visivo e cartografico in uno spazio di misura, in uno spazio appunto misurabile e quindi poi rappresentabile nelle carte. E quindi l'idea di confine come innanzitutto di confine naturale, come in realtà un confine risultato di un progetto politico molto preciso, cioè di un progetto politico di divisione e di conquista del territorio e di come dire, cristallizzazione di questa linea sul territorio stesso tramite una serie di azioni, no? per arrivare a questi picchi, quindi farli diventare dei punti di misura e poi di rappresentazione cartografica di questa linea sulle mappe. E dall'altro invece un lavoro che abbiamo voluto fare sul ghiacciaio stesso, quindi abbiamo individuato uno di questi ghiacciai che negli ultimi decenni si è spostato molto, quindi ha subito gli effetti del cambiamento climatico, in particolare un ghiacciaio subito sotto la cima del Similaun, quindi al confine tra Italia e Austria, in cui abbiamo ricostruito un processo di misura con degli strumenti accessibili a tutti, quindi con tecnologie che non appartenenti allo Stato, ma che anche noi potevamo assemblare, potevamo usare per poter misurare lo spostamento del ghiacciaio. E appunto in una serie di campagne di ricognizione, di visita a questo ghiacciaio, abbiamo installato un sistema di misura che durante il corso di alcune estati potesse ricostruire lo spostamento di questo confine mobile, quindi mappare effettivamente la velocità in cui questo ghiacciaio si spostava, per poter demolire l'idea di un confine fisso e quindi rappresentare anche dal punto di vista preciso, quasi centimetrico, lo spostamento della linea di confine in una serie di mappe dinamiche. E questo progetto, appunto, come dicevo prima, è diventato una mostra che ha viaggiato in vari musei, l'occasione soprattutto di molti incontri per discutere di questi temi e poi una pubblicazione. Io mi fermerei qui perché non vorrei poi scendere troppo nello specifico, poi magari possiamo fare delle domande. Allora, intanto andiamo avanti sempre sul tema del frontiera confine e vediamo un contributo di Luigi Dalife, regista e autore anche di The Milky Way, di cui poi vedremo un estratto, e poi riprendiamo anche con te un altro pezzo di discorso sul confine. Prego. Questa è la croce di famiglia, questa l'ho trovata lì sotto, bella è molto vecchia, questa l'ho messa nel 83, adesso ho cominciato a mettere i muschi, no? Si naturalizza, come tutto in montagna, ma sì, è riparato. Bene. I clandestini di ieri. Io ho fatto parte del soccorso alpino di Bardonecchia in quei tempi in cui c'era anche questo problema. Mi ricordo, era inverno e c'erano delle condizioni abbastanza proibitive.
ci hanno segnalato dalla diga che c'erano due persone, una aveva dei sintomi di congelamento, abbiamo deciso di andarle a prendere, siamo passati dal canale, mi ricordo ancora, hanno tolto acqua alle turbine, l'abbiamo trascinato per il canale e poi l'abbiamo caricato e l'abbiamo portato giù passando di qua, mi ricordo ancora bene, e mi pare che se la sia cavata, ecco. Cosa scrivo? Arrivato nel pomeriggio e salito al Bois du Rey, cercato ruderi fabbricati OK, passato al Prat du Peu superiore e fatto foto a casa piccola su Decauville, poi passato al Prat du Puy inferiore e fatto foto alla cappella, sceso poi sopra casa e recuperato un giro di legna, cioè portato giù. Giornata calda e ho faticato a salire e scendere, direi eccezionale stagionalmente, è di settembre qui, ecco. Comunque molto secca, bagnato fiori e giardino, rincaso alle 19 e non c'è più il sole. Che vitaccia del cazzo. Noi abbiamo degli obblighi, come dire, umanitari, ecco. Io la vedo così, cioè uno non può dimenticare di essere un uomo, cioè questo profilo di umanità che si muove comunque è quello che fa andare avanti il mondo, ecco. Guai a mai perdessimo questa speranza, io la vedo così, ecco. Io la vedo come, no? Qui c'è un po' in questa confusione, c'è questo ritaglio, anzi questa parte del giornale del 1956, in cui documentano un intervento di soccorso alpino fatto nella valle di Rochemolle per salvare qualcuno che cercava di emigrare in Francia attraverso il colle della Pelouse, che è una salita piuttosto pesante, in estate, in inverno assolutamente impercorribile, con dei rischi veramente assoluti per la salute, quindi senza, con poche speranze, anche se qui l'articolo parla di cammino della speranza. Tanti sono stati poi trovati in estate, no? Quando la neve scioglieva, anche nella diga di Rochemolle, ma anche noi stessi, mi ricordo un anno da ragazzini che eravamo andati quando c'era ancora, stava sciogliendo la neve, quando eravamo sempre a giocare, a correre, andavamo a scivolare sulla neve che era rimasta e si andava al Pian delle Stelle, che è questa zona molto bella dove c'è un bel pascolo, e saliti su, un mio amico ha visto spuntare dalla neve un orologio, ha detto, oh, qualcuno che ha perso l'orologio. Allora si è avvicinato, ha sollevato l'orologio, ma è uscito anche il braccio di chi era sotto. E queste immagini documentano i volontari della stazione di soccorso di Bardonecchia, in particolare di Rochemolle, all'epoca la guida Emilio Bompard. Emilio Bompard è nato il 31 agosto del 1893. È nato a Modane,
però da piccolo poi è venuto a Bardonecchia, è sempre vissuto a Bardonecchia e quindi era sempre in giro per montagna. Attraversava il Colle del Freio, sono andato a comprare il pane a Modane, perché il pane di Modane era più buono. E per lui era una passeggiata passare il Colle del Freius. Non era confine, era solo un altro paese, non c'era confine. E poi essendo anche nel soccorso alpino, quando c'era da partire, partiva. Bastava che dicessero guarda che là è in pericolo oppure c'è un morto da andare a recuperare, lui partiva. Con i mezzi che c'erano allora, difatti abbiamo visto sulle fotografie che non hanno neanche una barella, lo mettevano sulle slitte col cavallo perché i mezzi erano quelli, però lui è sempre andato. E subito dopo la guerra famiglie intere volevano attraversare il confine, però erano tutti italiani che cercavano il meglio dall'altra parte. Quindi c'erano i passeur, ma poi magari i passeur li portavano fino a un certo punto e poi gli indicavano la strada e basta, tornavano indietro, sapendo che forse di là c'era la gendarmerie e quindi non volevano rischiare. Quindi è un po' come adesso, d'altronde. E poi in primavera si trovavano i cadaveri, perché la montagna non è fatta per attraversare d'inverno. Poi specialmente bisogna conoscerla. Non sono equipaggiati, non sanno cosa vuol dire la montagna di notte. Quando scende 10, 20 sotto zero con un paio di scarpette da ginnastica, la tua morte è sicura. Avranno lasciato poco, però la montagna non perdona. Non perdona. Ciao, buonasera a tutti e tutti, io sono Luigi Dalife, regista di Milky Way. Per prima cosa un grande ringraziamento, un grande augurio ad Ape per questo traguardo. Siamo felicissimi, anche se purtroppo non posso essere lì in presenza, però di partecipare anche solo con il nostro contributo a questa giornata. Ape, che tra l'altro è stato tra i primissimi coproduttori e coproduttrici di The Milky Way, è insomma un rapporto che dura da tempo e che mi auguro continuerà a durare ancora per tanto. Io appunto in realtà questo video vuole essere un po' da un lato un saluto e dall'altro vuole un po' provarvi a raccontare cosa abbiamo voluto mostrare in The Milky Way, proprio a partire da quello che avete visto, cioè questi 8 minuti insomma del film che vi sono stati mostrati e che sostanzialmente sono stati un po', per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, il nostro punto di partenza. Naturalmente quello che ci ha mosso a fare The Milky Way è stata l'esigenza di trattare e raccontare quella che è l'attualità del confine alpino tra Italia e Francia rispetto naturalmente alla rotta migratoria e a quella che è la situazione su quel confine, ma non potevamo pensare di raccontare quanto succede oggi su quel confine se non partendo con uno sguardo molto attento rispetto al territorio, quindi all'alta montagna, a cosa significa vivere in alta montagna e a tutte quelle pratiche mutualistiche di mutuo soccorso e di comunità che in un territorio come quello dell'alta montagna, un po' se vogliamo come succede anche a volte sul mare, continuano ad esistere e a resistere più che in altri luoghi. Il ragionamento appunto è stato quello di partire un po' se vogliamo dal concetto di confine o di frontiera, ma soprattutto dalle Alpi e da quello che significano. Molte volte si immaginano le montagne, in particolare le Alpi, come un confine naturale, quasi un ossimoro mi verrebbe da dire, una barriera invalicabile. In realtà, così come ci raccontano nel film Angelo e Walter, le Alpi sono un luogo che è abituato alle contaminazioni, che è abituato ad essere attraversato, è abituato agli scambi tra l'alto e il basso e tra popolazioni anche con culture e stili di vita assai diversi. Direi che è un po' questo conflitto, se vogliamo, tra due visioni contrapposte della montagna e del
delle Alpi, quindi da un lato luogo in cui vivere e da difendere e dall'altro lato un ostacolo da attraversare e desertificare, se vogliamo. Naturalmente nel nostro film portiamo avanti tutto un ragionamento che abbiamo voluto fortemente fare rispetto appunto alla solidarietà, ma anche rispetto al diritto e al dovere al soccorso, qualcosa che avevamo dato per scontato, mi viene da dire, ma che gli ultimi anni e le politiche, non solo quelle italiane ma anche quelle europee degli ultimi anni, rimettono in ballo questa questione come qualcosa da ribadire, e credo che le parole di Renata lo spieghino benissimo nel raccontare la storia di suo nonno, di come era per lui vivere quel confine, un confine che di fatto non c'era, ma come era soprattutto importante ribadire questo concetto molto molto semplice, ovvero che così come in mare, anche in montagna, nessuno si lascia da solo. Io vi ringrazio ancora, spero che ci sarà occasione di portare il film tutto per intero a Milano, e alla prossima, e grazie mille, buona continuazione. Ciao! I confini sono tornati ad essere qualcosa di estremamente legato alla nostra quotidianità. Io ricordo ancora l'emozione di aver attraversato la prima volta il confine tra l'Italia e la Francia senza dover mostrare il passaporto. È un ricordo che è chiaramente stampato nella mia memoria. E oggi invece, Marco, tornano ad essere di attualità e fanno parte di una quotidianità. Fa paura questa idea che il confine possa tornare ad essere un problema, un tema, per molti lo è, un tema di sopravvivenza e di vita, quindi ci sono tante connessioni tra quello che sta accadendo dal punto di vista climatico e sociale. Certo, sicuramente il confine è diventato non è mai sparito in primo luogo, nonostante appunto a partire dagli anni 80-90 ci sia stato una retorica sempre più forte, più presente dell'Unione Unita, quindi per noi cittadini europei, di una smaterializzazione di questo confine. Però dall'altro ci sono delle tendenze in cui il confine in parte appunto si è smaterializzato, quindi non è più percepibile da tutti, no, sulla linea di confine, ma è diventato molto pervasivo, quindi il confine si trova, non so, nei centri di migrazione, nei CPT, nei CE, in tutte le aree, diciamo, dove lo Stato esercita una forma di sorveglianza e di polizia nei confronti di chi vuole, la necessità di spostarsi, di chi vuole spostarsi e dovrebbe essere lasciato libero di farlo. Quindi il confine non è più la linea, ma è un sistema molto pervasivo e onnipresente di sorveglianza e controllo. Dall'altro invece il confine è stato rimosso da quelli che sono i luoghi più prossimi alla nostra quotidianità, per cui viene spostato verso i confini più esterni dell'Europa, quindi il mare in primo luogo, quindi i confini meridionali, i confini, come dire, più appunto più lontani da quelli che sono gli stati più ricchi. Nonostante, oltre a questo, poi quello che è il confine, quelli che sono, come dire, dei sempre considerati come dei confini naturali, vengono tuttora quindi territori sostanzialmente di difficile attraversamento, remoti, come possono essere il Mediterraneo o le Alpi, vengono ulteriormente usati quasi come delle armi, perché la mancanza appunto di supporto e di soccorso e soprattutto il fatto che sia difficile monitorare quello che avviene in queste aree remote viene utilizzato come una forma ulteriore di respingimento, no? E quindi di quasi di militarizzazione di questi spazi che invece tradizionalmente, storicamente, sono degli spazi di scambio di umanità e di soccorso, invece in ulteriori forme di alienazione e di separazione. Grazie Marco. Allora, noi siamo sostanzialmente arrivati alla fine della nostra lunga chiacchierata di questo pomeriggio. Se qualcuno sentisse l'impellente desiderio di fare una domanda, abbiamo anche il tempo, perché siamo stati bravi, siamo arrivati in tempo, anzi in anticipo. Io ho una domanda, però, intanto che si preparano le vostre, la vorrei fare a Gianluigi Sterna, che come ricordava prima Alberto è un apeino degli anni 50. Se si ricorda, se ci racconta. Alberto, mi aiuti e gli porti il microfono, grazie. Si è portato la tessera oggi con sé, se si ricorda cos'era l'Abra negli anni 50. Ma ho cominciato a andare in montagna con fronte alla gioventù che era aggregato
all'Ape, no? Guardi, guardi che c'è un microfono più comodo che le stanno per dare. Grazie. Cioè, negli anni 50 io abitavo in Giambellino, cominciato col fronte della gioventù, le prime gite sciistiche, che era preso l'anna con i camion attrezzati, e poi le varie narcisate, poi una gita al Colonio di Canzo da chi mi ha aperto l'alpinismo, la Grigna, per la domenica dopo ero in Grigna da arrampicare. E da allora, ma poi quello che mi ricordo è con l'Ape i sabati a scavare per il rifugio ai Gesinelli, fino a quando c'è stata sulla cucina, prima cucina a tettoia. Senta, cos'è per lei oggi, la giornata di oggi, cosa ha rappresentato per lei? Ricordi, tanti ricordi che affiorano, che ritornano, no? Per esempio, mi ricordavo prima la prima sede dell'Ape, in Piazza San Sepolcro, dove c'è la pulizia adesso, giù in cantina sotto. Ricordo quelle serate lì. Poi si era applicato su quel muro di fronte, c'era un muro in granito, no? Cominciamo a arrampicare lì. Una prima palestra arrampicata. Senta, era un po' anche una fuga dalla fabbrica. Era una fuga dalla fabbrica la montagna per voi. Sì, sì. Io da allora, che la prima volta sono andato i Resinelli e ho fatto i segantini con loro, dopo ho cominciato a arrampicare e non ho più smesso fino a pochi anni fa. Con l'alpinismo, lo sci, che è stato la mia vita. Comunque, devo sempre dire grazie a quei 3-4 ragazzi di Giambellino, no? Il Lornello, il Pedro, che mi hanno portato. Alberto, lascio a te il compito di chiudere questo nostro incontro di oggi, chiedendoti se vieni qua, magari. Ci sono domande? Non credo, mi sembra che tutti abbiano il desiderio di andare a casa. A parte che non si va a casa perché abbiamo un'iniziativa. Avete una cena, sì. Ma la verità è che Ian non vi ha raccontato la cosa più importante, che lui cosa faceva? Prendeva i permessi al lavoro, poi il permesso scadeva, ma non è che tornava veramente quel giorno in fabbrica. Avrà pensato un giorno, insomma, in una delle nostre chiacchierate mi raccontava un aneddoto, che tu dovevi tornare perché ti era finito un permesso da una spedizione, da un'arrampicata, ed è arrivato con talmente tanti giorni o settimane addirittura di ritardo che ho detto vabbè, mi avrà licenziato. Mesi. Dai, vabbè, allora diciamo quest'ultima cosa, così poi chiudo anche, però aspetta. Dai. No, perché questa è bella, visto che io la conosco, secondo me vale la pena. La prima volta che è stato nella vicina. Nel 58 sono andato in Perù con una spedizione e viaggio in nave, 28 giorni di nave per arrivare a Lima. Eravamo tanto esperti che al ritorno, siamo ritornati come oggi, domani abbiamo la nave, abbiamo allora tutta la notte incassare la roba, il mattino andiamo al porto per prendere la nave e ci dicono: avete riservato i posti? No, c'era la nave al mese. Disperazione, cosa facciamo? Poi di nave ne sono passate tanti, perché abbiamo trovato gli italiani che stanno in Italia, sono stati in Amazzonia, sono stati in giro, sono stato all'isola di Pasqua, sono stato via quasi 7 mesi, più nessuno di questo genere tornava a casa. Quando sono andato al lavoro non mi sono presentato, perché avevo una lettera che mi diceva: dopo i 12 giorni di ferie che avevo, mi danno 20 giorni di permesso, non bastava neanche per arrivare. Dopo una settimana mi chiamano, cioè vado lì, penso per la liquidazione, no? Invece lì trovo il direttore, tutti, ci racconti, ma come puoi pensare che... Però devo dire una cosa, che il direttore del mio reparto... Parla vicino al microfono. Il direttore del mio reparto, a quello che diceva prima, aveva fatto parte della spedizione Nobile come radiotelegrafista a bordo della città di Milano e mi ha preso subito
che ho potuto muovermi liberamente, bastava che mi rivolgessi a lui. Diceva, parti in ferie e poi mi mandi un telegramma, impossibilitato di rientrare, poi quando ritorno arrangiamo poi la questione. Poi ho potuto fare tutte le spedizioni che ho fatto e tutti i viaggi che ho fatto per quello, no? Grazie alla lobby alpinista. Io volevo solo ringraziare Maurizio, tutte le relatrici e i relatori di quest'oggi. Chiaramente questo di Palazzo Marino era un inizio per noi. Vabbè, intanto a parte Martino in fondo alla sala, nessuno di noi è storico, viviamo tutti nel presente, ma ci piace parecchio portarci nello zaino le storie, i passi fatti da altri apeini e apeini prima di noi. Adesso muoviamo insieme in direzione della cooperativa La Briola, per chi non la conoscesse, quartiere Gallaratese, metropolitana rossa, fermata San Leonardo, tutto molto semplice e agile. Lì ci sarà un brindisi con tante altre persone che non hanno avuto spazio per intervenire quest'oggi, cena sociale, il teatro, insomma la serata continua quest'oggi e procediamo domani invece con gli attivi, diciamo, delle sezioni apeine, con appuntamento alle 9 a Piano Terra. Però questo appuntamento pubblico a Palazzo Marino per noi era importante, erano 100 anni che mancavamo da questo posto ed è stato un piacere e un onore condividere con tutte e tutti voi questo pomeriggio. Viva l'ape, e come si diceva parecchi anni prima che Mike Buongiorno copiasse il nostro slogan, sempre più in alto per la nuova umanità. E comunque Mike Buongiorno rimase anche bloccato sul Cervino per aver copiato il nostro slogan. Prima che ve ne andiate, una cosa, sì, ve lo suggeriva adesso la gentile Cristina, se avete voglia, tenendo le mascherine eccetera, se vi portate un secondo tutti qua facciamo una foto di gruppo e poi lasciamo la sala.